Cioè, Maya, l'appuntamento di oggi comincia con dei problemi. No, problemoni, però. Petzel ci ha abbandonati. O quantomeno traditi, non lo so. Sta di fatto che oggi non va. Ci è venuto incontro il nostro amico YouTube con le canzoni copyright free, che alla fine poi non sono mai copyright free e ti copyright strikeano comunque fortissimo. Ma noi incrociamo le dita. Ma non è finita. Abbiamo un altro problema. Io devo mangiare. Siamo un po' tirati. È un periodo un po' strano, ma ci vengono in soccorso gli amici di Intel che ci cicciano fuori l'episodio 15, così come è assolutamente previsto, e quindi siamo tranquilli, siamo coperti. Io investirei questo quarto d'ora accademico ormai canonico in topic per chiedervi, chi l'ha visto ovviamente, cosa di prepararmi psicologicamente all'episodio di oggi. No spoiler, come sempre no spoiler, ma anticipazioni golosine. Nel mentre ho una mascotte per il buon Jack e grazie mille a Candy che durante il countdown rinnova per il 31esimo mese. Grazie mille Candy per il supporto. Mangio pure, bisogna farlo pure in diretta. Ma mangerò assolutamente in diretta senza vergogna e senza ritegno. Però una live in cui semplicemente vi guardo mentre mangio è poco intrattenente. Quindi nel mentre vi butto lì della roba, così voi scrivete, io intanto mastico il boccone e poi leggo e interagisco. E poi tanto partiamo con la visione, diventa tutto più facile. Io negli ultimi tempi storco il naso spesso. Storco o storgo? Storco, storcere. Storco il naso spesso, ma pezzo gli episodi comunque. Questa cosa, Ilian, mi interessa molto. Sicuramente meglio dell'altro. Sono molto contento e molto rasserenato da questa cosa. Beh, non dico che ero un po' preoccupato, però un po' mi era calata la scimmia. Speriamo che si ripiglia. Fa quasi rima, tra l'altro. Però è incredibile. Ilian, sono molto curioso perché io ti vedo. Ormai riconosco il nick, io ti vedo spesso un po' contrariato da alcune scelte che sono state fatte all'interno degli episodi, ma ciò non di meno, comunque, fan affiatato. Affezionados. Curioso, come mai? Se è da tot episodi che c'è qualcosa che. Non sto dicendo che dovresti droppare, Luxasta, ci mancherebbe altro, ma sono curioso di sapere che cosa ti fa rimanere. Così da guardare anche il lato positivo, diciamo così. Ero puntuale, ma mi sono perso a causa di una giga donazione arrivata allo zio per il suo compleanno. Lei come sta? Ma è il compleanno dello zio oggi? Zio Caprio? Me lo sono perso, poi gli faccio gli auguri a lui. Comunque, tutto bene. Stanco, morto, mal di schiena, devastante, ma siamo ancora qua. 2 a 9 e un quarto, quindi meno lavoro per il capitano e ci sono pochi switch. Ok, avevamo intuito e speculato ieri che non sarebbe stato troppo lungo come episodio. Ma non c'era un'intera categoria di gente che faceva live mangiando? Probabilmente sì. Ma no, quelli robi mica mangiano, quelli parlano. Che schifo, che fastidio. Per me questo episodio è stato bello, solo doveva essere tipo uno di quelli tra il 4 e l'8. Che significa? Cioè, nel senso che doveva essere molto prima? Doveva arrivare molto prima? Clip di Samu che consiglio tra poi. Non è vero, ho negato tutto, ho negato tutto. Discreto episodio, Bad Reveal è classico e sugli incantesimi. Ok, allora teniamo le antenne dritte su quel fronte lì. Grazie mille, Lutilut, per i 21 mesi. Proprio come la riapertura di Foppolo. Ci fideremo sulla parola. Ma comunque. Ah, metterlo prima, ok, metterlo prima. In generale, il progetto Intel mi piace moltissimo. Le cose che mi fanno criticare sono per lo più dettagli specifici. Nello specifico ne riparliamo a fine episodio per evitare spoiler. Ok, perfetto, ci sta.
stato un problema a livello di struttura generale in questa stagione nel QA. Sì, l'ho riscontrato anch'io, ne ho parlato anch'io negli episodi. Si è rischiato, si è spostato Han, e che da... Allora, vi butto lì questa bombetta qua, no, da gestire un attimo. Da un lato hai... Sposti Han e hai... Ottieni un gruppo B super performante, super intrattenente, ma... Quasi inavvertitamente, il gruppo A si spegne. Morale, ne è valsa la pena? Cioè, vale la pena di boostare così tanto uno rispetto all'altro? O col senno di poi si sarebbe trovata un'altra soluzione? Voi cosa ne pensate? È palesemente una scusa per andare avanti a mangiare. Me ne vergogno solo in parte. Ma almeno avete qualcosa di cui chiacchierare anche voi. No, no, questa è una montagna di pasta. Ok, meno montagna di pasta, più gestibile. Allora, bella per Twitch che mi impedisce di rinnovare il Prime perché tornerà disponibile il 17 marzo, che sarebbe oggi. Allora, io apprezzo comunque Nitorinco, non si preoccupi, arriverà al momento. Un po' pignolo, cioè, Twitch, cioè probabilmente è perché gli orari non combaciano. Però... Un po' di flessibilità, non ho capito io. Poi se uno vuole rinnovare il Prime dopo 15 giorni, se uno vuole mettere il Prime due volte, facciamo... Ah, non si può. È giusto, non si può. Nessuna vergogna. Esempio... Ah no, ok, c'è un pezzo prima. Per me semplicemente il Master e Player non si erano capiti e indagavano trame che non erano rilevanti per la storia del Master. Esempio la ricerca di quella del legge anziché indagare Sullivan. Palese pista principale. Allora, Dona, capisco il punto, posso anche essere concorde. La domanda è, però, se io giocatore, in roleplay, durante la sessione, se io non giocatore, ma non come giocatore singolo, io tavolo di gioco, decido, o comunque intuisco, che la pista di Sullivan, lo so che è la main quest, ma non mi attira. Cioè, non è quello per cui il mio personaggio sarebbe portato a ficcare il naso, ma piuttosto lo conduce da un'altra parte. Quanto è giusto che tu, Master, vada comunque dritto per la tua strada e peggio per voi non trovate quello che dovevate trovare? E quanto invece, ok, troviamoci incontro a metà strada? O quanto invece, ok, trasportiamo quelli che sarebbero stati gli indizi di quella quest da un'altra parte, ovviamente se fattibile. Punto è colpa del master perché dovrebbe palesare, tant'è che appena arrivano all'appartamento della nana ed il master gli fa capire essere rilevante, Gian chiude subito. E infatti io sono d'accordo, cioè loro sono reattivi, cioè la lentezza del gruppo A io non l'ho mai imputata al gruppo A. Loro ci provano, hanno dato una miriade di NPC che gli dicono una miriade di cose diverse in una città che non conoscono. E un quest giver, il corvo, che gli dice andate, camminate, a un certo punto succederà qualcosa. Capisco che sia difficile per loro, che debbano andare a tentoni. Non ce n'è. Aggiungo che Zitto Zitto Leto, a modo suo, è diventato molto importante anche come intrattenitore. Parlo di meme che si sono creati, come la coperta, l'essere un vecchio, la rotazione vita, eccetera. Ma secondo me, al di là del meme, che comunque lavorava bene sul contrasto, Leto era una figura importante per il gruppo A perché ti faceva contemporaneamente non da leader, ma da problem solver. Leto era quello equilibrato nel gruppo. Quindi laddove avevi questi schieramenti molto estremi, con un Gadget fin troppo calmo, riflessivo e indagatorio, e una Dahlia magari fin troppo caotica, o una Sheeran fin troppo caotica, o per non parlare di un Han che a questo punto non c'è più. Lui ti faceva da collante, ci ascoltava tutti e due i punti, li metteva insieme e trovava effettivamente magari la soluzione che metteva d'accordo tutti e instradava tutti. Adesso sta roba non c'è. Ok, interessante, interessante.
Io direi di quietare il nostro amico YouTube Sintwave Chill e cominciare con la visiones dell'episodios. Comunque non so se te l'hanno già detto, ma è ufficiale che gli episodi di questa stagione saranno 20. Non ho detto ieri, dai, 20 secchi? Ne mancano solo 5? Capitano, poi voglio un suo parere sui minuti per sigla. Ci fai, ma attenzione allora. Tanto ricordati di mettere in pausa dopo l'intro di Matt, che c'è una spiegazione importante da darti subito dopo, post show. Ok. Let's go, direi. Che volume importante a Twitch. Ma già che questa parte qua è sempre la morte. Concluso lo scontro, Lisa conduce i sopravvissuti di Borgo Brullo attraverso un passaggio segreto fin nelle fogne per sfuggire agli uomini del legge. Tra i condotti incrociano un individuo vagamente noto agli occhi di Rendar e Anne. È Oltrid, il compagno di viaggio di Leto quando giunse a Fatumastra un anno prima. Si offre di scortarli verso un luogo sicuro, raccontandogli delle sue disavventure col profeta, con la chiesa e con l'indaco. Nel frattempo, gli eroi di Fatumastra si incontrano con Lendris, il piccolo spacciatore del professor Sullivan, e riescono a convincerlo a portarli alla base dei trafficanti di Ambreide, i Balocchi. Il loro capo, Cirrus, accoglie con sarcasmo gli avventurieri, mentre nel resto del borgo inizia uno scontro tra cittadini e criminali. Non è un vero stop, questo non conta. Però mi sembrava giusto sottolineare, visto che ultimamente tendiamo un po' a cercare il pelo nell'uovo, ma sottolineiamo anche le cose belle, l'art di Cirrus, mi sembra che si chiami, è fighissimo. Cioè lui proprio come personaggio mi piace tantissimo, anche perché ho notato adesso la cintura così allecchina, no? È proprio bello, è proprio molto figo. Poi questa cosa mezza cyberpunk, mezza no, che non... capisco fino a un certo punto, ma perché non abbiamo ancora il contesto, però... è molto molto figo. Piace. Dai, prendiamo. Mossa ovattata e i brevi scambi di battute vengono squarciati da un assordante colpo di pistola. Gli spari rimbombano nel rione. Quasi sono assordanti. Sentite, vedete Sheeran cadere in ginocchio, sta perdendo sangue, è stata colpita in maniera piuttosto grave, vista la quantità di sangue che sta uscendo. Sono 13 danni. Ovviamente quando si inizia uno scontro nel gioco, come nella realtà... Ho riso. Oggi mi sento critico. Oggi Kenshi ha detto di avere 52 PF. Ender non aveva preso tipo 59 danni nel magazzino. Ma infatti è stranissimo. È stranissimo, eh. Allora, o tirano i PF e Ando è stato veramente sculato, oh, c'è stato qualche sbaglio, perché Kenshi è barbaro. Quindi come dado vita dovrebbe avere D12, cioè dovrebbe essere quello con più vita di tutti. È vero che di mezza, ma rimane comunque il fatto che hai un dado vita più alto, quindi dovresti avere comunque più punti ferita. E sono d'accordo con voi che 13 danni a livello 6 non è che non sono tanti, non è proprio un cazzo. Cioè sicuramente non mi manda a terra sanguinante, copiosamente sanguinante. Non ho capito perché. Vabbè. Allora. Intro. Sparo. 13 danni. Sanguinante. Ma che tra l'altro? Adesso io non ho
tantissima dimestichezza con le edizioni troppo precedenti. Ma ricordo invece, perché è un pochino più recente, che in quarta edizione lo stato sanguinante è una roba molto chiara, molto specifica in Dungeons & Dragons, ed è tra l'altro una cosa secondo me interessante, è un metagame ma utile, che si va a sancire quando un nemico, o comunque un bersaglio in generale, era oltre la metà vita. Dalla metà vita in poi eri status sanguinante, sia tu nemico, cioè sia il nemico sia tu personaggio. Quindi era un modo per darsi informazioni in game fra giocatori, senza fare meta spudorato del "oh, curami, ho 5 di vita". Semplicemente dicevi, il master ti guardava e diceva "sei sanguinante?". Sì, e tutti al tavolo sapevano che tu eri sotto la metà di vita. Insomma era carino. Sia per i mostri, cioè sapevi quando li avevi portati a metà vita. Interessante. Lo dico perché qui è proprio completamente a sproposito il termine sanguinante, cioè quella roba lì, perché serviva proprio a stabilire quanto il personaggio fosse coriaceo, cioè tu fino alla metà dei tuoi punti ferita non risultavi davvero ferito, al massimo affaticato, un pochino sfregiatino, un pochino graffiato. Il sangue arrivava ben dopo, sotto la metà di vita, ok, cominci effettivamente a sanguinare. Comunque non l'avevi definito sanguinare copiosamente, cioè ti avevi detto ok, sanguina copiosamente quando è a un quarto di vita o anche meno. Vediamo dove va a parare. Per il momento, boh, vediamo. Il tempo si dilata e alla fine di questo momento però ciò che vi scuote più profondamente è un urlo. Un urlo disperato di quelli che rovinano le corde vocali. E quella voce appartiene a Sullivan. Quando vi girate vedete Landris a terra in una pozza di sangue. Marcus, che cazzo ti ho lasciato indietro a fare? Sei un pezzo di merda. Io mi inginocchio e sputo sangue. Sto tremando. Mi rendo conto... No, te in questo momento hai altri pensieri, quindi... Sono ripiegata su me stessa, non ho mai provato un dolore così forte. Lo scienziato si prostra davanti al corpo del ragazzino. Il tempo è contato, perché davanti a voi, intanto, due porte sui lati si aprono, dalle quali entrano alcuni soggetti che inizialmente sembrano delle persone, ma non appena entrano in scena si ergono in maniera innaturale, facendo cadere i vestiti e rivelando degli automi. E da dietro Cirrus vedete altre due figure irrompere nella scena. Uno è uno degli incappucciati che avete già visto, che hanno tentato i rapimenti. L'altra sembra una donna molto elegante, molto ben vestita, con un vestito lungo, intero. Entrambi si lanciano praticamente giù dalla balconata e anch'essi vi fronteggiano. Il respiro stanco e affannato del bambino si sta lentamente spegnendo. Sentite Sullivan che disperato sta farneticando, sta parlando, sta tentando di tenerlo sveglio, mentre si fruga nelle tasche nel tentativo di tirare fuori cose con cui tentare di fare qualcosa. Ma dopo poco sentite ah, ah, e il respiro si interrompe. Schippo la sigla, te ne metto preso qualche appuntino e poi ne parliamo. Facciamo qua così Max è contento. Ditemi voi, cominciate a dirmi voi. Io non ho detto niente. Matt ha detto che ha fatto, non dichiarandoli, il tiro di salvezza su morte per il bimbo e un tiro di salvezza su saggezza per Sullivan per superare lo shock. E poi un tiro di medicina. E poi un tiro di medicina. Ma Bimbo muore comunque. Siccome nessuno dei giocatori si è preoccupato dei due durante il combat, alla fine coi tagli ne hanno fatto una intro. Cioè nel senso che il bambino non muore subito nella intro, ma sarebbe stato... Cioè si poteva salvare se l'avessero curato in combattimento? Ho capito bene? Perché questo cambia tutto, eh? Questo cambia veramente tutto nel mio giudizio.
Tanto grazie, Onito Inc. Ho visto che sei riuscito a risapparti. Grazie mille per il 7° mese. Chiaritemi questa cosa qua perché cambia completamente quello che dovrei dire nel video. Stato visto. Il master voleva metterci la scena a peso. Ho ottenuto battute tipo gli animali morti della intro. Dagli animali morti della intro siamo passati i bambini. Io spero che nessuno l'abbia detto per davvero. Le loro facce mi hanno fatto stare più male della morte del piccolo in sé. È perché i giocatori sono delusi. I giocatori sono delusi. Questo mi è sembrato un modo molto cheap per creare una qualche emozione. Ti inserisco un povero bimbo rachitico e dal triste fato obbligato a fare qualcosa di pronto per sopravvivere solo per ammazzarlo alla prima occasione. È esattamente quello che abbiamo detto e che temevate voi in chat ieri. Io ho subito detto no, secondo me no, invece a quanto pare. Però è per questo che dico che la storia del cure o mica cure è fondamentale per me, perché lì mi cambia tutto. Cioè, se Meta ha orchestrato la roba del gli ammazzo il bambino subito dopo averglielo fatto conoscere, perché così gli trigger i feels, ok, è un po' me, cioè veramente stra cliché come roba. Se invece avrebbero avuto possibilità di salvarlo ma non l'hanno sfruttata, allora è un altro, è completamente diverso. Poi siamo seri, com'è possibile che quelli che si trovano davanti un pazzo nessuno protegge il bimbo? Marcus aveva quel compito specifico. Su quello sono d'accordo, infatti Gian è abbastanza infastidito. Appunto. Matt ha fatto fare un tiro di destrezza a tutti, il bimbo che ha state PF ridicole ovviamente è caduto a terra. Sullivan prova a stabilizzarlo, ma deve riprendersi dallo shock e quindi non ce la fa. Secondo me, e lo dico nonostante io doi Matt, ha tirato fuori questa cosa dai tiri fatti off camera perché si è reso conto che è uscita una merda. Posizione piuttosto specifica e spigolosa la sua, ma posso comprendere un po' l'amarezza del tutto. Sono d'accordo che è una scena, così come l'ho vista io, abbastanza bruttina, perché i giocatori perdono, i giocatori non hanno ancora, e questa me la devo segnare. Allora, vi dico letteralmente cosa mi sto appuntando per il video, tanto poi lo sapete che nel video sono comunque gli inediti, ma questo ve lo dico. Allora, il fight non è ancora iniziato e i player hanno già perso. Cioè loro moralmente hanno perso, non hanno nulla per cui combattere. Avrebbero, è per questo che dico, cioè la cosa del bambino in fin di vita sarebbe stata una figata come mordente per il fight, perché mi davi qualcosa per lottare di fretta, cioè oltre che combattere per la rabbia del è sparato al bambino, merda. Aveva anche combattuto con ferocia e con la fretta del va soccorso sto bambino. Sarebbe stato fighissimo come combat. Non vedo perché non sfruttarlo. Ha detto che non ha detto ai giocatori che stava facendo perché nessuno si è mai girato a vedere Sullivan e il bimbo. Com'è possibile che nessuno si è girato? Sullivan ha urlato come i pazzi. I giocatori non avevano capito che il bimbo era salvabile. Mamma mia, che situazione è complicata. Siamo appena partiti, ho già tutta una serie di appunti che si intersecano. Mi appunto scene tagliate. Se poi dovesse passare Simo o Lucone in live, chiederò anche la loro. In ogni caso vi dico, nel video di domenica classico avrete il dato certo. Cioè, anche se durante questa live non emerge, chiuso tutto, io li contatto, non so, lo chiamo Simo e dico ok, spiegami cosa hai fatto in montaggio, perché voglio capire questa scena qua. Per capire che cosa si è scazzato. Perché dire Matt ha sbagliato a uccidere il bambino, che poi magari non c'entra niente, Matt ha ferito il bambino, perché ha seguito semplicemente dei tiri. Poi sono state altre cose che hanno portato a questa scena un po' bruttina, non diamo la colpa a Matt per niente. Se invece non fosse, allora sappiamo ok, Matt ha messo insieme una scena che...
nella sua testa aveva del grip, invece non ce l'aveva, era solo disturbante e frustrante. Il mio aveva strat schifose, ma è un quarto degli altri, dovrebbe essere sfigato. A me deve farsi centrare a caso mentre il villain... Ma no, ma io su queste cose, su queste piccolezze qua del... no, però è piccolo, la silhouette così, non esiste. È D&D, tiro salvezza, non esiste quanto tu sia grosso o piccolo. Tiro salvezza e destrezza. Sono le statistiche, non si discute. Se ha fatti i tiri e becca il bambino, io mi accollo anche che il bambino abbia una... In realtà il bambino destrezza ce la dovrebbe avere buona, perché comunque i bambini sono di gomma. Però che abbia dei PF imbarazzanti, ok, ci sta tutto, è giustissimo che 13 punti ferita lo uccidano. Ci sta tutto. Poi si può discutere del non farlo bersagliabile, fargli fare muro da Marcus, però 13 PF ci stanno. Cioè solo con questi primi 2 minuti io faccio 20 minuti di video, di discussione. Qui è la fine, è la morte. Questo è un mendicante denutrito. Infatti non sto parlando di costituzione, non sto parlando di forza. Sto parlando di destrezza. Che magari sì, viene un pochino intaccata dal fatto che fosse denutrito, quello che vuoi. Però meno. Ragazzi, se fosse stato curabile, Shion avrebbe usato però la guaritrice in 20 secondi, nei 20 secondi seguenti. Io dico, è giusto, è corretto, perché nel momento in cui tu stabilisci, ok, gli NPC faranno un tiro salvezza e destrezza, se non lo passano, li colpisco, lo colpisci e gli fai quel danno, è quello che dicevamo ieri. Non c'è tiro salvezza contro la morte per gli NPC, non c'è tempo per curare gli NPC, se un NPC va a zero, è morto. Di regolamento di D&D, un NPC va a zero, è morto. Non si può curare. Puoi fare l'incantesimo di cui adesso non mi ricordo il nome per far sì che l'anima non lasci il corpo, così che tu abbia da 1 a 10 minuti, o forse un'ora, non mi ricordo, per riportarlo in vita se incontri un chierico abbastanza potente. C'è tutta una roba che puoi fare, ma morto. Temporaneamente magari, ma è morto. Non c'è quel lasso di salvezza che invece i personaggi giocanti hanno, perché sennò ne macineremmo proprio, cioè, così. Sì, in realtà a quanto pare gli ha fatto fare tiri salvezza. Faccio riferimento a quanto scritto da un altro ragazzo. Il problema non è la morte del bambino, che comunque rimane scontata, ma il fatto che Meta abbia detto nel post show che ha fatto i tiri, ma quello che vediamo noi è l'intro in cui ci viene palesemente narrata la sua morte. Quindi o Meta ha sbagliato la narrazione non dando ai player la possibilità di capire, oppure è successo qualche casino in montaggio. È per questo che voglio assolutamente parlarne con Simone, per avere chiarezza di questa roba qua. Sì, ma Shira ne ha colpita e non se n'è accorta. L'altro ha fallito tiro salvezza per capire se era curabile, eccetera. Ieri lo hanno spiegato post. Sì, sono più d'accordo con un annitoinco qua, cioè nel senso, siamo in un ambiente chiuso, il boss si gira, spara, Shira è ferita, sento un urlo, cioè nessuno si accorge che il bambino è ferito, sto bambino non fa versi, non soffre, silenzio, ma poi senti che sono stati due spari, cioè non ti domandi chi è stato colpito. Fossimo in un ambiente buio, perché siamo al buio, non vediamo, ok, sento l'urlo, non capisco, ma non mi sembra che si trovino al buio loro in questo momento. Infatti anche il fatto che Sullivan per 2 turni off screen tiri per cercare di ricomporsi, a parte il fatto che se lo vuoi salvare, cioè gli NPC li gestisci tu, nel momento in cui decidi di fargli fare i tiri salvezza per non essere scioccato, stai decidendo che il bambino può morire, perché se no non lo fai. È uno scienziato, dovrebbe essere pronto a fare quel genere di cose. Ma al di là di questo ci posso stare, lo accetto. È un venirsi incontro comunque. Cioè, nel senso, è questo che non capisco. Da un lato mi permetti di curarlo, come se non volessi far morire il bambino, però dall'altro mi fai tirare su shock perché sono preso male per 2 turni. Per 2 turni. Quindi, se proprio vogliamo parlare D&D-ese, per 12 secondi netti nessuno si accorge che il bambino sta morendo, che Saliman sta facendo di tutto per salvarlo. 12 secondi sono un'infinità di tempo. Si accorgono che arrivano i rinforzi, si accorgono di qua, ma non del bambino.
Nessuno cura il bambino. Benissimo. Benissimissimissimo. Comunque, non fosse siamo appena partiti, andiamo avanti. Vediamo cosa ci riserva il futuro. Poi ci torniamo magari. Adesso devo finire di mangiare. Iniziativa, signori. Anch'io? Sì, tutti. Io ero felice fino a 10 minuti fa. Tirato 1, ma cos'è oggi? Proprio? 12. 9 più 3, 12. 13 più 5. 9 più 5, 14. 1 più 3, 4. Abbiamo il boss che agisce per primo. Che rassicurante proprio. Seguito da Julie. Seguito... Ma Gian è distrutto dalla vita. Gian non ne ha più. Proprio. Non ne ha più. Bravissimo. Grazie a Suda davvero per i 3 mesi di disgusto e buongiorno anche a lei. Grazie mille. La faccia di John dice tutto. Secondo me sta apprezzando molto poco questa narrazione. Questa scena qua sicuramente gli è scocciato, ma ci sta. Cioè lui ha messo un NPC, ha messo un po' il suo... pet, famiglio, come vogliamo definirlo. Perché definire il compagno Marcus mi fa un po' strano, no? È un po'... non è compagno, non è party, è un NPC. Vabbè, comunque, ha messo la guardia del corpo sul bambino, una cosa doveva fare, non la fa. Giustamente ti incazzi, cioè ti scocci. Hanno fatto di tutto per cercare di evitare la morte del piccolo, ma non è servito a niente. Sono ben d'accordo. Sì. Dagli NPC, seguito dagli sgherri, seguito da Galgit, da Rob e ultima Sara. Non capisco se ho freddo o se sono suggestionata, ma sto tremando. No! Dall'alto del balcone Cyrus irrompe in una tetra, sadica, maledetta risata. Un traditore in meno. E ora gli altri! Dopodiché, ancora una volta, allunga le mani verso di voi e in quel momento chi lo sta osservando nota che effettivamente quello che vi dicevo, che sembrava l'urna, come dire, pezzo metallico che gli usciva dal braccio, ha un prolungamento e c'è un tubo che alla base del palmo della mano esce. Ancora una volta vi indica e tenta di colpirvi. Questa volta non è un tiro salvezza, ma tiro per colpire. Quindi punta su Kenshi e Galgit. Braccio destro Kenshi, braccio sinistro Galgit. Partiamo col destro. 18. E dici ADC? Sì, dici A. 19. Perfetto, ok, non ti prende. A te invece. Ti dà un vantaggio sto pezzo di merda. Sì, 20 nat, ti piglia. Pure critico. 17 danni. Porca troia. Per andarmi peggio. Vi punta con le braccia. Ah! Scusami, devo vedere se posso farlo, perché non so se è solo un colpo in mischia o se anche... L'azione scalta per dimezzare i danni. Prova a vedere. Penso che sì, l'azione scalta può dimezzare qualsiasi danno. Uno per due, no. Mi sembra qualsiasi danno. Grazie mille Max per i 31 mesi. Hype train di livello 1 partito. Vediamo se lo chiudiamo. Abbiamo quasi 5 minuti buoni. Forse devo ringraziare anche Mick degli Yokai per i 2 mesi. Grazie mille. Grazie mille del supporto e dell'apprezzamento. Stavo pensando una roba. Sto cercando di metabolizzare tutto quello che ha detto Matt. Questo che attacca con vantaggio. 17 danni. Di critico. Mi devo appuntare. Correggetemi se sto sbagliando. Il boss ha crittato. E ha fatto 17 danni. Ho capito bene. È giusto. Poi magari gli ha detto male, eh. Però vabbè. Però il boss. Nel senso, prima con un attacco normale ne ha fatti 13. Che sembravano... Poi magari per Sara è tantissima, cioè magari Sara ha pochissima vita, però... Cioè quanta poca vita puoi avere a livello 6? È un bardo. Quindi ha il D6. Forse è D8. Facciamo che ha D8. Più costituzione. Perché c'ha 1 di costituzione. Fatti con 9. A livello 1 hai 9. E prendi 5 ogni livello più costituzione, 6. Quindi a livello 2 hai 17. Quindi già a livello 2 non ti ammazza. 17, 23, 29, siamo a livello 4.
35, siamo a livello 5, 41 a livello 6. Non gli ha fatto neanche metà vita. Ah, schivata prodigiosa, sì, azione scalta è quella che ti dà l'azione bonus, è vero. Schivata prodigiosa. La puoi usare quando ti pare, sì, è soltanto gli action una volta per turno. 42 PFC, anche sì, ci posso stare. Anche perché al 4 c'è l'incremento abilità, quindi magari cambia qualcosa. Io mi segno che avrà circa 40 PF a livello 6. Io spero che andando avanti con l'episodio succedano delle cose bellissime, perché sennò il video sarà difficilissimo da fare. Quando un attaccante che il ladro è in grado di vedere colpisce il bersaglio con un attacco, non è specificato se in mischia a distanza, quest'ultimo usa la sua reazione per dimezzare i danni che subirebbe. Ok. Vedo il colpo arrivare, ho visto cosa ha fatto a Sheeran, ho visto cosa ha fatto a Landris, metto tipo il pugnale di mezzo cercando di deviare il colpo che mi prende dove decidi tu e dimezzi i danni. Ti fa uno sfrego, ti brucia il cappotto e ti passa praticamente qua su tutto il fianco del braccio. Grazie, schivata prodigiosa. Non siete granché sicuri che sia veramente un proiettile. È partito qualcosa e che ha lasciato una scia elettrica scura. Però a vederlo bene effettivamente vi viene il dubbio che forse non stiamo parlando di un proiettile vero e proprio. Potrebbe essere qualcos'altro. Cazzo, è proiettile cinetico, una railgun. Io che... Julie, a te. Io la prima cosa che faccio è puntare il boss. Prendo dalle mie cinghie pugnalino, solito pugnalino, di nuovo. Mi taglio la mano, faccio colare il sangue sul braccialetto. Spero che tu non ti sia messo comodo, perché adesso c'è bisogno di fargli vedere chi sei. Se posso, voglio utilizzare braccia di Adar, dando il comando a Jackie, su il boss. Lui si libra in volo, gli va praticamente in faccia, e una volta in faccia... Aspetta, questo voglio leggerlo. Mi levo, eh. Allora, l'incantatore invoca il potere di Adar, la fame oscura. Quello che abbiamo già visto, ok? Dalla sua persona si protendono alcuni tentacoli di energia oscura che tempestano di colpi tutte le creature entro 3 metri da lui. Ogni creatura in quell'area deve effettuare un tiro salvezza su forza, se lo fallisce subisce 2 di 6 di danni necrotici e non può effettuare reazioni fino al turno successivo. Se lo supera subisce soltanto la metà di quei danni, ma non subisce altri effetti. 2 di 6? Ma 2 di 6 fa cagare. Fa cagare, scarsissimo. Ma di che livello è la fame di Adar? Che no, forse non è la fame di Adar. Se c'entra Adar, ma è un'altra roba. Angel Warlock, poi si sapeva. E si è capito. Ah, ok, se è di primo livello, vabbè, è un po' scarso come incantesimo, però... Ci può ancora stare a livello 1. È veramente poco performante, cioè non so perché scegliere un incantesimo del genere. Manco malissimo, ma 2 di 6? A livello 1? Nega reazioni, ma c'è di meglio. Cioè a questo punto fai un chill touch, cos'è, tocco gelido, di livello 1. Non fa tanto danno, ma non ti puoi curare. È vero, almeno fa metà del danno, però rimane... mani brucianti di livello 1 fa 3 di 6. Ok, sì. Fa più danno, mani brucianti, però non hai... Dipende però di che livello è, cioè se di livello 1 ci sta, se di livello 3 è veramente inutile. Ora capirei perché è figo. Vabbè, sì, poi c'è in ottica di show... Vabbè, ho visto la thumbnail, quindi me lo immagino. In ottica di show, poi anche a livello di roleplay, cioè non è che uno deve prendersi solo gli incantesimi perché sono forti. Non stavo commentando la scelta di Giulia nel prendere l'incantesimo, stavo commentando l'incantesimo a sé stante, perché non lo conosco. Come già in passato, il becco si disloca allargandosi in maniera innaturale e tentacoli escono nel tentativo di grabbare il bastardo. Ed è cresciuta la nostra gloria. Il mio scopo sarebbe fare in modo che Jackie lo distragga il più possibile, in modo che non ci spari attacchi durante i prossimi turni. Ha molto senso. Per fare in modo di utilizzare questa cosa, tu ad ogni turno devi consumare la tua azione per far agire Jackie. Come funziona braccia di Adar? C'è un tiro salvezza, un tiro per colpire? Un tiro su...
tempesta colpi tutte le creature entro 3 metri, ogni creatura in quell'area deve effettuare un tiro salvezza su forza. Se lo fallisce subisce 2 di 6 danni necrotici. Non può effettuare reazioni fino al suo turno successivo. 9, penso che non passi proprio. Ha una particolarità del suo archetipo che lei può lanciare gli incantesimi da warlock. Non lei, ma esatto, sul compagno animale. Sì, sì, no, quello era chiaro. E semplicemente che da regolamento il braccio di Adar non immobilizza, non fa perdere l'azione. No, è un distrailo. Sì, quello distratto. Vuoi per i danni, quindi? Quindi tiro 2 di 6, 5 e 2. Jackie disloca il becco, i tentacoli. Ma è questa l'imprecisione? Giusto? Non quello che ha detto Gian. Quello che ha detto Gian sta semplicemente sottolineando che stanno applicando un uso. Lui non potrebbe distrarlo con questa magia, ma ammette, glielo concede. D'accordo. Ma se braccia di Adar... Fammelo. Come sai? Adar's Arms. Adar Arms. Qua... C'è un D&D Beyond che ci viene in aiuto? Ok, livello 1. Percia di Ada è livello 1. È una spell di livello 1 da Warlock, ok, perfetto. No, perché mi stavate mettendo il dubbio che fosse di terzo livello, quindi lei ha multiclassato e... Però ha un livello da Warlock, e quindi se fosse un incantesimo di terzo livello a cui un Warlock ci accede a livello 5, mi sembra lei non lo potrebbe avere. Però mi faceva molto strano che un incantesimo di terzo livello facesse così cagare. Ah, 2 di 6 ad area. Un po' hai ragione, 2 di 6 ad area mi cambia, mi cambia. Mi cambia. Ci posso stare, a livello 1 ci posso stare. Ad area che annulla la reazione magari di tutti, ok. Mi è sfuggito il fatto che effettivamente è ad area. Ok. Interessante. Poi, vabbè, il fatto che lei lo possa castare su Jackie è un boost molto molto forte, cioè lo rende molto più appetibile di quello che normalmente sarebbe, però, ok. Però no, conferma di livello 1, quindi lei ha un livello da Warlock, ce lo può avere questo senza problemi. Iniziano a uscire. Il bastardo, preso totalmente alla sprovvista, viene afferrato dai tentacoli che iniziano a stringerlo. Sentite un rumore strano. Tu ormai sei abbastanza abituata a questo genere di suoni, quindi dovresti sentire ossa che si rompono, rumore di carne che si strappa. Mm-hmm. Senti rumore come di una barra di metallo che viene piegata. Rimani piuttosto interdetta. Ti rimane l'azione bonus se hai qualcosa da fare. A questo punto utilizzo la mia azione bonus e uso marchio del cacciatore sui due costrutti che stanno alla mia sinistra. Punti uno degli automi e esso diventa il tuo bersaglio. Marcus, Jasper, Sullivan, Jackie. Jackie va avanti nell'attaccare, nell'aggredire Cirrus. Sta beccando, ha le lacrime agli occhi dalla furia, estrae i suoi bastoni metallici, ne pianta due per terra con molta forza. Ulrian, in tutto questo, gli era stato dato l'ordine di accompagnarli alla locanda, eccetera, ma non è venuto con voi. In questo momento sta aspettando nel passaggio di sotto. Riuscirà a sentire la situazione, a venire ad aiutarvi? Decisamente no, in questo turno. Marcus ritarda il turno. L'unica cosa che fa è girarsi verso il bambino e non fare nessun suono. Sullivan. A parte che c'è un sotto dove il bambino poteva stare. Sì, Ilian, hai ragione. Ma poi abbiamo aperto l'episodio con un urlo raggelante incredibile di Sullivan. E questo non lo sente? Fai tiri salvezza morte, il bambino dovrebbe essere in iniziativa. Il suo turno è al suo turno, appunto. Tirare anche solo quando sarebbe stato un indizio non date ai giocatori. Corretto. Madonna mia, quanti... Yes, uguale... Ci vorrà un... Devo decifrarli sti appunti. Li diventa anche colpa dei giocatori, perché cazzo avete fatto entrare il bambino nel covo del boss e non l'avete lasciato sotto? Dipende se loro avevano capito che ci fosse un sotto. Questo sinceramente io non lo so.
questo momento. Non lo so. Cioè, queste piccolezze di solito sono il pane di Matt. Cioè, Matt è sempre stato molto bravo perché appunto ti andava a ritoccare, proprio a cogliere quella cosa, quel dettaglio detto X tempo prima, a cui tu non avevi dato valore, ma che invece quella è la sua finezza. E poi nell'arco di 5 minuti mi fa fare un tiro percezione a uno per sentire se stanno combattendo a colpi di spari, dove un bambino è morto e un nano allato disperato, e devo fare un tiro di percezione per sentirli. È a camera stagna. È un bunker. Loro hanno detto l'episodio scorso di tornare indietro, di il bambino, ergo Matt, ha deciso di seguirli. Forse sì, forse c'è anche questo. Ma comunque, cioè, non è... Perdonami se sbaglio, se uno subisce più del doppio dei danni massimi muore sul colpo. Il bambino aveva avuto 4 PF e ne ha subiti 13 di danni. Non è importante, perché il bambino è un NPC. Non applichiamo le regole dei PG ai PNG. Se uno, è correttissimo Giuseppe, se uno subisce il doppio della sua vita in danni, quindi io ho 40 di vita, tu mi fai 80, io non faccio tiro salvezza, mi hai cancellato. Io non esisto più, sono già morto, è one shot. Ma questo vale per i PG, perché gli NPC non hanno tiro salvezza contro la morte. I mostri, i nemici, non hanno tiro salvezza contro la morte. O di chi ha il danno non letale, o muoiono. Punto, nell'esatto istante in cui la loro vita scende a zero, si spengono. Okay. Ma non c'era casino anche di sotto? C'è casino di sotto? C'è così tanto casino di sotto? Ditemelo, perché lo sapete, faccio un po' fatica ultimamente a seguire queste scene, quindi magari anche perché nel mentre prendo gli appunti, cose, quindi magari mi prendo un dettaglio che mi fa dire una roba sbagliata. Se di sotto c'è casino, però nel senso, cioè, stanno sparando. Cioè, se io sono in strada in mezzo al traffico di Milano e al quarto piano uno spara un colpo di pistola, mezza città si gira. Un colpo di pistola. Cioè, Montero che fa robe, d'accordo. Secondo me sarebbe stata una scelta narrativa infelice. Secondo me è stata una scelta narrativa infelice di Matt. Forse sentiva di non essere riuscita ad avviare la trama e voleva dare ai giocatori qualche forte emozione. Anch'io sono di questa idea, sinceramente. Però goffo come tentativo, perché cerchi di stimolarmi negando tutto quello che sto giocando. Capisco l'intento di dare un'emozione, però così non mi trasmetti tristezza, ricerca di vendetta e rancore, ma solo frustrazione. Cioè, io lo volevo evitarla, quella roba lì. Ti ho detto che volevo evitarla, ti ho detto come l'avrei evitata, e tu non me l'hai fatta evitare. Mi stimoli male. Scelta infelice, ok. Vabbè. Proseguiamo. E siamo solo all'inizio. 10 minuti. Non può far altro che gridare in questo momento. La morte. Tocca agli sgherri. Prima a muoversi sono i due incappucciati, cioè l'incappucciato e la donna elegante che sono scesi dal balcone. La donna elegante fa per mettersi dietro a dei barili. Come vi dicevo l'altra volta, colori, tessuti, robe. Questo posto è un casino, sembra appunto un circo. Infatti anche voi ogni tanto avete un attimo di difficoltà a mettere bene a fuoco, perché ogni tanto le luci si accendono, si spengono, e quindi ogni tanto vi flashano male. E in mezzo è pieno di barili, assi di legno, spazzatura generica. La donna corre dietro uno di questi barili cercando copertura, si abbassa, si rialza ed esattamente come Cirrus indica Kenshi con la mano aperta in questo modo, però non ti sembra di vedere canule. Dell'energia si propaga sul braccio che sembra quasi energia elettrica e ti spara. 19. T'ho preso, pezzo di merda! Ti faccio 8 danni. Da face. Va bene. Tu vedi arrivare questo proiettile, stavolta però ti ha colto impreparato e quindi ti prende sulla spalla. Non ti fa un gran male, ti bruciacchia la camicia e basta, però ti senti un po' intorpidito, il braccio lo senti
Il sinistro, tra l'altro, sì. Come se ti avessero taserato, sostanzialmente. L'altro incappucciato, che appunto ricorda uno di quelli che avete già combattuto, fa uno scatto e si mette di fianco alla donna, come se volesse proteggerla. Gli altri, invece, i due entrati da sinistra... Correggetemi se sbaglio, Kenshi è stato colpito da un minion. Un minion. Il boss ha già agito in questo turno. Stanno attaccando i minion in questo momento. I minion fanno 8 danni. 8 danni. Ci sono, eh? Non sto cazzeggiando. D&D Beyond. Goblin. Grado sfida. 1/4. Action. Scimitar. Melee weapon attacked. Più 4 colpire. 1d6+2. Ok. Un goblin al massimo ti fa 8 danni. Un bugbear. Bugbear. D&D Beyond. Allora, un bugbear. Grado sfida 1. Più 4 a colpire. Morningstar 2d8+2. Un bugbear. I bugbear sono 7 set di Dungeons & Dragons. Questa edizione li incontri a livello 2. Potenzialmente livello 1. Può anche essere livello 1. Se sei stato molto, molto. Se stai lasciando livello 1. In teoria a livello 2. A livello 2, tu incontri un nemico che fa 2d8+2 di danno. Noi sono a livello 6. Facendo una boss fight. Un minion ha fatto 8 danni. È pochino. Pochino. È questo a cui mi riferisco quando dico. Voglio il mordente nel gruppo A, voglio vedere il gruppo A che rischia. Che rischia, che gioca a D&D. Ma stiamo giocando a D&D. Ci stiamo facendo sparring. Ci stiamo allenando. Cioè, 8 danni stiamo giocando. Sul barbaro, poi. Non li dimezza, perché non può dimezzarli, perché non sono fisici. No? E quei minion fanno danno. Dite che ha tirato così male. Perché magari manca sta roba qua. Che sarebbe interessante, cioè glielo porterei volentieri come feedback a Matt. Se hai fatto un tiro di merda, trasmettimi che è un tiro di merda. Se non lo vuoi fare al giocatore, fallo per gli spettatori. Cioè, fammi capire che hai tirato molto male. Secondo tiro, danno effettivo. Subito. E quello uscito a destra vi accerchiano sostanzialmente. Quello da destra è troppo lontano, quindi si avvicina rimanendo vicino ad una copertura. Gli altri due invece vi zompano addosso. Uno va contro Dalia. A 18. 17. Colpisce. Sono 8 danni. Col primo attacco. Di nuovo 18. Questa volta tiene becchi 15. Il primo automa che ti arriva contro, appunto, li vedete nudi questi. Quindi sono automaton diversi. Uno attacca una volta, uno attacca due volte. Giusto? Uno attacca una volta, uno attacca due volte. Io sto cercando di capire che arma e quindi che lancio stai facendo. Che puoi ottenere sia 8 che 15 e nessuno dei due è massimale o minimale. È un caster? Non ha fatto 8 danni, gli automaton sono diversi ed hanno fatto un botto di danno. Ok, quindi la donna è scarsa. Sono nemici diversi, ok. Ok, perfetto. Sono i tre tipi, il boss, due minion. Allora, tocco su Kenshi, poi ci appuntiamo. Ok, sto cominciando a capire. Attacco su Dalia. Doppio. 8. 15. Rimane comunque... No, ok, è possibile. Sto cercando di capire. È possibile. Se questi tirano un di 12, potrebbero farti 15 danni come 8.
Arma furtiva? No, non credo che c'entri il furtivo. Io prometto che sono blind, quindi non so come va avanti, quindi le mie informazioni sono dedotte. Ok, ok, è importante specificare. La donna è un caster. Ah, beh sì, è vero, perché c'è stata anche l'animazione, gli ha tirato il fulminino. Quello che ha colpito Kenshi è un caster. Ora l'altro burattino che va fisicamente. Ok, perfetto. 3 di 6 più... Giuseppe, mi descriveresti un'arma in Dungeons & Dragons quinta edizione che fa 3 di 6 di danno più modificatore? Perché ne vorrei comprare 15. 15 ne vorrei comprare. Considerando che l'ascia bipenne del mio barbero a livello 15 fa un di 12. 3 di 6 mi fanno gola. È quasi una piccola palla di fuoco. 3 di 6 è tantissimo. Che razza di arma stai usando? Completamente sbroccato. Cioè, io mi stavo flashando un... O usa il D10 e ha più 5 al danno, che è tantissimo. E quindi ha fatto massimo. Ok. E invece poi ha fatto 3. Più 5, 8. Ok, ci torna. O tira un D12 e ha fatto un tiro normale. D12 più 3 ci sta. Ha tirato D12. Ha fatto 12 massimale. Più 3, 15. E poi invece ha fatto 5. Più 3, 8. Dipende se dopo farà più di 12. Se dopo farà più di 12 è di nuovo un'arma Ombryu. E quindi stiamo parlando del niente. Perché se ci sono le armi che fanno 3 di 6. Boh, cioè a sto punto cominci a domandarti che cazzo me ne faccio della magia. Sono solo le armi che fanno 3 di 6. Spreco slot perché roba. Vabbè, andiamo avanti. Quindi sono semplicemente i loro corpi. Adesso che li vedete in azione sono effettivamente grotteschi. Sono queste figure allungate in maniera innaturale, ma ci sono delle cose sbagliate. La parte dal torace al bacino è... Canonicamente non esistono armi che fanno 2d8. So che forse la spada di Kenshi lo fa, perché è un ombre. Le braccia sono molto lunghe, come anche le gambe, ed è tutto estremamente strecciato, è lungo e stretto. L'entità quando si avvicina inizia a colpirti fortissimo. Le mani, nel momento in cui impattano, la pelle è come se si aprisse, lasciando scoperta l'ossatura interna, che è fatta in un metallo che, boh, al momento ovviamente non riesce a identificare, ma quando ti tira le slap ti fa un male dell'oste, come se ti avesse preso ammazzate con un tubo di metallo. Boom, boom. Stessa cosa per l'altro che si avventa su di te, Kenshi. Quanto danno ha fatto? Mi sono distratto. Ma che madammi i tuoi dadi, cazzo, non dargli gli gadget. Oggi inizia bene la partita. 22 danni. Allora, col primo attacco. Vorrei specificare che hai fatto 18, 18 e 20. Tu ti ricordo che puoi dimezzare i danni comunque. Solo quando in ira. Ah già. Solo fisici. Raga, party kill. E sono altri 21. Qui tu mi stai dicendo che mi hai appena levato 43 danni e io ne avevo 52 di punti vita. Sei ancora vivo allora. Io sono incazzato come una biscia, ma lo sguardo è dritto. Aiutatemi. Io ho capito... No, aspetta. Non è che confusione. Servirebbe... Magari glielo suggerisco nella stagione 5. Il turn order a schermo. L'ordine dell'iniziativa a schermo. Faccio fatica a capire chi sta colpendo chi. Cioè no, chi viene colpito l'ho capito. È stata colpita Dalia, è stato colpito Kenshi. Da chi? Io ho capito... Chi ha attaccato chi? Fatemi capire voi. Ha fatto critico, gli ha fatto una sbriga di danno. D'accordo. Un automaton ha attaccato Kenshi. Ok, l'automaton ha attaccato Kenshi. Gli ha fatto 22 e... Hanno agito nell'ordine boss, caster, minion e ora Galgit. 22 e 21. Ok. Ha fatto 22 e 21. Quale di questi attacco... Se uno di questi due è critico, non mi torna qualcosa. Perché c'è uno di differenza fra un attacco critico e uno normale. È strano. Perché se arrivi a farmi 22 danni vuol dire che lanci parecchi dadi. Quindi in teoria, se critti, ne lanci il doppio.
quindi potenzialmente è esponenziale il critico. Sono entrambi critici, ok. Quindi ha fatto due critici. Ma è incredibile. Secondo colpo 21, forse critico anche lui, ma non lo ha detto. Non mi sembra. Infatti non mi sembra. Secondo non mi sembrava critico. Però cambia di uno. Critico 22, l'altro 21. Che razza di dadi lancia? L'automaton. 18, 18, 22. Ah esatto, non ha mai caricato. Grazie Dora Puffo per il saluto e per i 35 mesi di supporto, grazie mille. Che ha fatto 18, 18? Ah, è 20 e 20 su Kenshi? Vabbè, non si capisce... Non si capisce un cazzo, ho capito. Proviamo ad ascoltare, hai ragione. Sì, siamo a 13 minuti, c'è sempre più... Ah, è un attimo. Dei danni comunque. Solo quando in ira. Ah già, per l'altro che si avventa su di te, Kenshi. 20 nat. Ok, non ce l'abbiamo. Ma dammi i tuoi dadi, cazzo, non dargli gli gadget. Oggi inizia bene la partita. 22 danni. Allora, col primo attacco. Vorrei specificare che hai fatto 18, 18 e 20. Tu ti ricordo che puoi dimezzare i danni comunque. Solo quando in ira. Ah già. E... Raga, party kill? E sono altri 21. Qui tu mi stai dicendo che mi hai appena levato 43 danni e io ne avevo 52 di punti vita. Sei ancora vivo allora? Io sono incazzato come una biscia mallo. Confermo, confermo. Confermo. Ma perché dici ha caitato due volte? Non ha caitato due volte, secondo te fa 22. Boh, non ha mica più 2 a colpire. I goblin hanno più 4. Credo sfida un quarto. I goblin hanno più 4. Non può avere più 2. Questo qua a colpire. 22 danni. Fa critico automatico sul secondo attacco. Dici che è partito il trip e hai lanciato gli stessi dadi? Perché se no non c'è discrepanza. Cioè, o il critico ha fatto pochissimo, o non si spiega. Adesso che ti ho fatto pochissimo abbiamo un problema ancora maggiore. Allora, attacco su... attacco... Quanta vita ha detto che ha Kenshi? Sono diventati matematici. Mi ricordate quanta vita ha detto che ha Kenshi? Non voglio rivedere di nuovo la scena. Ok, quindi Kenshi ha 1 di vita in questo momento. Perché all'inizio è stato attaccato da un minion e ha subito 8 danni. Più 22, più 21, quindi 43, più 8, 51. Non è in ira, quindi non ha mai dimezzato niente. Ha 1 di vita. Gli 8 danni di prima? Ah, era a 52 dopo aver subito, ok, quindi fa differenza, 60 in totale. Questo ci spiegherebbe perché lui e Ender erano così simili come punteggio, no? Lui ha qualcosa in più. Ok, ok, ok. Lui era a 52, non ha 52 di vita totale. Ok, ok. Piano piano mettiamo tutti i pezzi in ordine. Sguardo è dritto. Mi muovo, giro attorno a Kenshi e al bersaglio mi piazzo tra i due automi che stanno fronteggiando Dalia e Kenshi. Nel movimento mi giro guardando Marcus. Proteggi Shiran. Nel frattempo mi piazzo tra i due automi e attacco quello che ha attaccato Kenshi. Attacco con vantaggio. 7 più 8, 15. No, non posso. Azione bonus. Prego. 20 naturale. Perfetto. 15, 25 più 5 sono 30 danni. Perfetto. Mentre okay. Giro turnico su me questo stesso, gli pianto il pugnale, diciamo, da sotto le scapole alle spalle, all'interno, e poi
uscendo proprio, esco proprio di violenza, non seguendo il taglio della lama, ma al contrario, cercando di strappare il più possibile. Dopodiché, appunto, io sono con i due, non vedo l'ora che qualcuno di loro provi ad attaccare di nuovo Dalia o provi di nuovo ad attaccare Kenshi, perché gli sfiletto di nuovo. Che bello sentinella. Il coltello entra e quando fai per aprire, ti accorgi che la pelle si richiude. Però non è una cosa istantanea, hai quella frazione di secondo in cui vedi pezzi metallici, che deduci essere l'ossatura, e qualcosa. Non riesci a identificarlo bene. L'odore ti sembra quasi una roba tipo macinato di carne, però vedi che ha accusato il colpo, capisci che sicuramente gli hai fatto un danno strutturale di qualche tipo. Marcus? Tocca a Marcus. Si muove così, letteralmente, allunga le mani verso la sua schiena, prende la sua spada e boom, martellata giù, pesantissima contro l'automa. Io non c'è nessun tetto sopra a bloccare l'uso della spada. Bravo Marcus, che fa il primo attacco e poi non pago di questo, rialza e boom, di nuovo si deve fare, giocare. Si deve fare perdonare Marcus. Vediamo se entra. Entra, quindi tocca a Kenshi. Kenshi, credo forse per la prima volta da quando le cose sono ricominciate, vede tutto in maniera un po' diversa. La sua visione si è ovattata nell'istante in cui, dal primo colpo di Syrros, la situazione è drasticamente peggiorata. Nel vedere Shiran accasciarsi, il cervello di Kenshi finisce in un tunnel. Rivede esattamente quello che vide in passato. E nella sua testa, la potenziale morte di Shiran implica la fine del mondo come lo conosce. E Kenshi scatta verso Shiran. In un movimento quasi delicato dai ricordi degli insegnamenti di danza di Furia Talia, è proprio un'altra persona. Tocca la sua spada, la estrae e chiede, quasi in maniera naturale, alla spada di cambiare forma. E la spada si allarga così da creare una sorta di difesa, di scudo da piantare a terra con una forza inumana. Estrae dalla propria cinta una pozione curativa, delicatamente prende Shiran e la versa su dove ha subito la ferita. Tutto questo in silenzio, Kenshi sta iniziando a sanguinare, perde sangue dalla bocca, dalle botte ricevute. Ma non importa, deve solo salvare il futuro. Ok. Generi però un attacco di opportunità nell'uscire dall'area di influenza del mob. Fa uno. E quindi cosa succede? Nel momento in cui tu fai per estrarre la spada, fai sostanzialmente una giravolta su te stesso, in modo che estraendola, boom, dai un colpo secco al bastardo che si stava già per avventare su di te. Quando viene, arriva in posizione, la fai mutare e poi, bam, la puoi piantare a terra. Tirami per i danni. È un D8, giusto, io di danni? Più sì. Forza, sì. Faccio 2 più 4 più 3. Tiri fuori una delle tue pozioni alchemiche, quelle del tuo archetipo. Usi. No, fammi sentire. La ricetta quella curativa. E gli ripristini un D4 più okay. Saggezza. Ok. Ho una sola perplessità su quello che sto vedendo. La scena di Ove è bellissima. Coerentissima, ci racconta tutto, bellissimo. Un po' poco show don't tell, ma perché non. Sarebbe stato difficile farmi vedere questa retroscena perché io non lo so, quindi non avrei avuto, io spettatore, non avrei avuto la chiave di lettura di quello che stavo vedendo. E quindi lui ce lo descrive, ok? Mi sta bene. Fa doppia azione però. Usare una pozione, usare un oggetto è un'azione principale, maggiore. Trasformare la spada e piantarla come uno scudo è un'azione bonus. Fa parte magari del suo archetipo, che è un ombreu. Chiedo, perché magari è stato detto post-show, non lo so. Sembra forte come cosa, però... Poi non lo so, magari invece è solo flavor, magari è solo narrativa, cioè non sono in copertura, non ha niente. No, non lo so, lo so che non ha attaccato, non ha mai detto di attaccare, non c'entra niente. Non può neanche, cioè ha usato la pozione, quindi non può attaccare, non ha l'azione maggiore. Ha solo l'azione bonus. Ah, dopo lo dice... Colpire il nemico è dovuto all'uno che ha fatto il cattivo all'attacco di opportunità. Ma non ci ho neanche fatto caso perché queste cose qua che quando fanno uno si fanno male, fa proprio cagare. Semplicemente credo che la spada diventi uno scudatore come azione gratuita. Gratuita è tantissimo. Io penso azione bonus. Tantissimo azione gratuita, cioè quasi niente gira su azione gratuita in D&D. La spada trasformista, ok, azione bonus. Cioè è un po' come l'ira del barbaro, non è che vai in ira gratis, vai in ira come azione bonus. Vuoi andare in frenesia? Azione bonus. Come il Warlock X-Blade, vuoi evocare la spada? Non so se è azione gratuita quella, mi sa che è azione bonus persino quella.
Non lo so. Sono dubbioso. Comunque sono l'unico ad aver notato che nei combattimenti i nemici fanno sempre tiri altissimi nei primi due round e poi fanno solo uno. Sì, in effetti c'è questo. Adesso vediamo se succede anche in questo caso qua. Grazie mille Andefra per i 15 mesi di supporto. Grazie mille e buona permanenza a bordo. Si continua la visione. Ok. No, 2 più 3, 5 punti. Io vedo Kenshi venire verso di me. Mi sono ripresa un attimo nel frattempo. Mi stringo la ferita e continuo a sanguinare. Mi mangio il dolore, nel senso stringo i denti. Guardo Kenshi che mi sta proteggendo. E benché io sia grata verso di lui, soffro immensamente perché penso che un'altra volta qualcuno mi sta proteggendo perché non sono abbastanza forte per me e quindi li sto mettendo in pericolo di nuovo. Vedete una luce che si irradia dal mio corpo. Alzo la mano, tocco la spalla di Kenshi e gli sussurro: non devi essere tu a proteggermi questa volta. E uso cura ferite per cercare di riportargli un po' di vita, povero. Sarà imparato dalle esperienze passate. Esatto, ho preso cura ferite. Io lo uso però di livello 2. 2 di 8 più 5. 4, 4, 5. 13 punti ferita. Dai. Poteva andare meglio, ma poteva anche andare peggio. È stato un mediano. 13. Shiran finisce, ricomincia il turno. Il nostro Cirrus tenta di acchiappare Jackie, quindi fanno una prova contrapposta. Vai Jackie. Vedete Cirrus che allunga una mano, acchiappa Jackie, lo prende proprio per il collo, ma Jackie si fluidifica. Il suo collo vedete che si gira intorno al braccio di Cirrus e inizia a stringerlo. Cirrus tira un urlo, non è tanto di dolore quanto di paura, perché che cazzo sta succedendo? Di paura. E sono 8 danni. Non male. È la mia gioia, Jackie, ragazzi. Cioè, fa più danni di me. Dopo il boss, viene il turno di Giulia. Mi tengo la zona colpita e mi rivolgo a Galzit. Galzit, per caso, hanno un punto debole questi cosi? Perché se in caso avesse visto quell'attacco di prima, se in caso scoprisse qualcosa. Allora, a questo punto, ho già il pugnale in mano e mi avvento contro l'automa. Io dovrei fare un trasloco, veda lei. 8 più 8. 16. Basta. Passa. Quindi io tiro un D6. C'è il marchio del cacciatore, che però non è il marchio del cacciatore, vorrei specificare, ma è diventata infezione del cacciatore. Mm-hmm. Il bersaglio marchiato subisce un D4 danni extra. Me lo facci leggere, che non so di cosa stiamo parlando. Ha un paio di metri, perfetto, specificato. Il bersaglio marchiato subisce un D4 di danni extra e se colpisce infligge un D4 di danni occulti ogni turno. Il bersaglio marchiato subisce un D4 di danni extra e se colpisce infligge un D4 di danni occulti ogni turno. I danni occulti sono danno. Allora, a parte che l'ultima frase mi devasta. I danni occulti sono danno. Sì, c'è scritto, sono un tipo di danno, forse c'è un tipo, vabbè i danni occulti sono un tipo di danno, sì, chiamano danni, quindi sì, sono un danno, cioè come dire, le chiavi blu sono chiavi, sì, sono chiavi, cioè nella principale del periodo c'è cioè, il complemento oggetto. Vabbè, non capisco, il bersaglio marchiato subisce un D4 di danni extra e se colpisce infligge, cioè è un malus bonus? Non penso, è scritto male? Cioè, cosa vuol dire? Che okay, subisce del danno extra, quindi io lo marchio. Se lo colpisco, gli faccio un D4 di danni in più. Ma se lui invece colpisce, fa un D4 di danni occulti? Se colpisce, infligge un D4 di danni extra. Il soggetto della frase è il bersaglio.
Il bersaglio subisce un D4 di danni extra. Se colpisce, infligge un D4. Non è chiarissimo. Non è chiarissimo cosa stia accadendo. Se sei macchiato e vieni colpito, fai un D4 di danni bonus di tipo occulto. Esatto, c'è scritto così, è un boost. È un bonus. Io... Allora, Giulia lancia infezione del cacciatore su Samu. Giulia colpisce Samu con un attacco, fa l'attacco normale più un D4, perché Samu è infetto. Ma, siccome è infetto dal marchio del cacciatore, Samu infligge, quando colpisce, un D4 di danni occulti. È un bonus, uno scambio equivalente. I D4 sono dati su... Mamma mia, mi sta esplodendo il cervello. Andiamo avanti che è meglio così. Quindi non un D6 ma un D4. E se colpito è un D4 danni occulti a ogni turno. Ah, sì. Ok, quindi sono due D4, non un D6, un D4. Perché tu hai un pugnale. No, io ho un D6 di pugnale. Anche lei? Sì, come gli ho detto età. Ho potenziato tutti quanti con le armi. Ma Dio buono. Ho un D6 e un D4. Ho 3 e 4 più 5. Tu hai attacco extra. E poi ho l'attacco extra. Ok, appunto. Quindi vai, tiro per colpire. Ho fatto 19 più 8. Di nuovo un D6 che fa 6 più 2 del marchio del cacciatore. Quindi c'è un dot che fa un D4 extra ogni turno. In più se lo colpisce. Grazie. In più se lo colpisce, un D4 in più. Va bene. Ora più 5. Quando Dali attacca, tu Galgit, che sei comunque lì di fianco, vedi che attenzione. Sono entrato in un momento topico. No, specifico che non ho scritto io il banner, ma credo semplicemente che Luca abbia scritto male. Sì, è un po' sgrammaticatina la frase. Mi è andato un po' proprio al cervello. Sembrava che chi subisce questa roba subisce più danno, ma viene anche boostato e fa più danno. C'è un soggetto sottointeso che però sembra fare riferimento al bersaglio. E quindi ci ha fuso il cervello. Ci sono degli eroi, togliendolo è un più di Matt. Ok, intanto ciao Simo. Poi sappi che ti chiederò delle cose off camera, cioè per avere chiarezza io quando registrerò il video, perché non ho detto un po' di robe del post show di ieri e non ho capito benissimo come sono. Poi ci sentiamo con calma, così evito di dire cose incorrette o scorrette nel video di domenica. Riprendiamo che qua siamo a un quarto della visione. Siamo live da 1 ore e 20. Disperati. Viene pervasa come da un'energia. È come se improvvisamente il pugnale assorbisse la luce. Vedi che il sangue che si è fatta sulla mano non sta colando giù, ma sta colando verso il bracciale, sempre comunque a prescindere dalla posizione in cui mette la mano. E più sangue cola, più questa ombra pervade il pugnale. Quando colpisci, attacchi, stessa cosa che ho descritto per Galgit, quindi tagli la pelle, ma essa si rimargina poco dopo. Ma ogni volta che si rimargina, rimane sporca, c'è qualcosa che la macchia, ci sono delle chiazze nere che ti fanno capire il tuo passaggio, quindi tocca agli NPC. Sì. Ok, allora partiamo con Marcus. Marcus continua a giocare ad acchiappa la talpa. Bravo Marcus. Marcus sta andando avanti a fare acchiappa la talpa, ma l'automa davanti a lui non è abbastanza veloce a rimarginare, cioè ad un certo punto, per chi sta guardando, boom, si apre, si chiude, boom, si apre, si chiude, boom, e quindi iniziate a vedere che parte del contenuto dell'automa sta iniziando a colare fuori. Sembra una gelatina, sembra un budino, però denso, come l'impasto per fare i würstel. Che schifo, dai, ma che è meccanicamente lavorata? Sì, è proprio un pastone omogeneo. Tipo il Didò. Ecco, sì, esatto, è tipo il Pongo, esatto. Quello però un po'... Sai quando lo lavori tanto e diventa bello filante? Sì, ecco. Morbidino. Omogenizzato, cazzo. No, sì, no, quella sostanza lì. E inizia a colare fuori e i pezzi, i lembi di pelle aperta stanno continuando a richiudersi, però c'è Marcus che sta tartassando durissimo e quindi non sono abbastanza veloci per riacchiappare tutto quanto. Sì, mental. Jasper ha piantato le due staffe di metallo a terra. Tira fuori i due bastoncini, sempre metallici, più piccoli. Bing!
li fa risuonare contro le due staffe più grandi. Poi è come se disegnasse una runa, un qualcosa a mezz'aria, e spara un fulmine dritto per dritto contro l'automa, la donna elegante. Tira con svantaggio, perché comunque la donna elegante è in copertura. Ma se ne sbatte il cazzo. Fa 20 crit naturale. No, è un critico, però. Di uno lo riesce a passare. No, ok, ho sbagliato. Non doveva fare un tiro per colpire, ma la tipa doveva fare un tiro salvezza. Che gli faccio fare con vantaggio. E Jasper se ne sbatte il cazzo! Doppio 4, cazzo! Sì! Dopo aver eseguito quei gesti a mezz'aria, dalle due staffe metalliche ai suoi lati inizia a vibrare, inizia ad esserci dell'energia elettrica che inizia a fare tutti dei fulminini che collegano le due staffe, ma collegano anche le bacchette. E man mano che lui va avanti, vedete che sta sussurrando qualcosa mentre fa i gesti con le bacchette, da una sterzata dritta, e il fulmine che parte rimbomba in tutta quanta la corte. Avete 2 secondi di fischio nelle orecchie. Il fulmine fa un arco che prende esattamente la stronza che si è nascosta dietro il barile. Il barile scoppia, lasciandola priva di copertura. I vestiti gli cadono e vedete che è un altro modello di automa, sempre allungato, sempre comunque sbagliato, ma il torso è diverso, ha delle forme più femminili, non ha seno o altro. Ah, ovviamente non hanno capezzoli, ombelico o genitali, sono dei bambolotti. E con una proporzione leggermente più giusta, come se avesse più pezzi dentro, sostanzialmente. Tra l'altro, quando il fulmine la prende, tutti gli altri sono rasati e tutto quanto. Questa invece aveva un'apparenza effettivamente umanoide, aveva dei capelli, eccetera, che però cadono bruciati. Capite che indossava un trucco, un qualcosa del genere, e pezzi di faccia cadono, rivelando sotto un volto uguale a quello degli altri automi. E quindi Jasper ha fatto, Jackie adesso attacca. Jackie, che aveva ancora il collo tutto arrotolato, continua a stringere, e in più le zampette si allungano, diventando tipo delle grosse braccia, tutte nodose, tutte piene di giunture sbagliate, e inizia a tirare delle pizze in faccia a Cirrus, che a questo punto non urla più, è di tipo vabbè, ma con chi, contro chi cazzo, cioè, mi sono messo? È tipo di così. Cioè... Allora, Marcus ha fatto, Jasper ha fatto, Jackie ha fatto. Ok, in tutto questo Sullivan piange. Sì. Mantiene concentrazione su piangere. No, mantiene concentrazione su piangere. Gli NPC hanno fatto, tocca agli sgherri. Automa 03 prova a reagire contro il carnefice. Vedete che va contro il petto di Marcus e fa letteralmente questo. Capite che ne ha presi. Sì, sì. Tra l'altro, vedete che la faccia è mezza sciolta, sostanzialmente. Sta buggando. Cioè, veramente si mette contro il petto di Marcus. Dice, lasciami stare. Con Marcus che è lì così, che dice, che pensa: no, dai, spostati che non ti prendo così. Dove indietro? E lo sposta tipo. Da la pancia, sì. Esatto, delle panciate per farlo andare indietro. Gli altri due, invece, automa 01 e 02, anche loro sfruttano fiancheggiamento per colpire uno Galgit e uno Dalia. Galgit 21, vabbè, ti prende, immagino. Aspetta, perché devo vedere se io se vuoi farmi azioni varie. Lo chiamavano l'A-Team, ogni cosa tipo. No, aspetta, è bello quello, coperta, Yu-Gi-Oh! Il ladro gioca quello, no, giusto, non altro. Ah no, non c'è più come in 3.5 che non concedo più vantaggio. No, ciccio. No, me lo prendo e basta. Ovviamente 21 non è che non ho fatto il 20, quindi è un attacco normale, sono 7, 3, 13. 13 danni, 21 punti ferita subiti. L'altro invece punta su di te. Ah no, aspetta, doppio attacco, giusto, dimenticavo. Speravo che si dimenticasse. Ok, 20 passa. Come 20? 14. Sono 35 punti ferita subiti, me ne mancano 10 e vado giù. Poi l'altro punta su Dalia. Mamma mia. 17. 17. Tu hai 17, ok, ti prendo allora. 12. Signori, ve la butto lì, anzi neanche. Vi domando proprio, voi, quando giocate a D&D, come trattate i PF? Cioè, ve li dite? Ve li comunicate? Tipo videogioco, vedete proprio la barra della vita sopra la testa dei PG? E soltanto la vita dei nemici è segreta?
non lo dite, è tutto segreto, perché sennò è meta. Dite tutto, quindi anche la vita, il master vi tiene informati su quanta vita abbiano i nemici? Come fate? Sono... ditemi un po'. Sono curioso, sondaggio, intanto bevo, però sondaggio. Da Master odio che i miei giocatori lo facciano, ma da giocatore ogni tanto mi scappa. Ma lei è un piebante. Io dico IPF solo se sono tipo pochi. Questa è un'uscita un po' paracula. Se sono un po' tipo pochi. TPG li sappiamo, con Roll20 abbiamo proprio la vera della verde sopra i token. Da PNG e avversario non si sa nulla. Ok. Perché tipo noi giochiamo... Va bene, ci siamo spostati su Playground. E io vedo solo la mia vita. Non vedo le vite degli altri. Però, cioè, ve lo chiedo perché appunto è una scelta a questo punto. Perché se le piattaforme ti permettono di farlo, è letteralmente una scelta. Io di solito lascio ai giocatori comunicarsi quanti HP hanno. Non me ne frega molto del meta, però non dico il numero di PF dei nemici, al massimo dico quando sembrano feriti, ok? Tipo 5, ok. È il primo passo per guerra, lo ammetto, esatto. Dipende dalla giornata, se il fight va avanti già da un po', io dico i PF dei nemici, ha senso. La master cerco di fare in modo che i miei giocatori non rivelino mai i PF rimasti, ma solo descrizioni di come sono messi in salute. Ok, ci sta. Nel mio gruppo solitamente comunichiamo con Ferazzi, sto messo male o malissimo. Ok, anche è il modus che utilizzo io. Quanto stai male? Quanto stai messo male? Da una scala da 10 PF a 0 PF. Sto messo male, boh. 3 PF. Così... riferimenti puramente casuali, eh. Io non ho visto succedere letteralmente al tavolo. Oh, ma ti ha fatto male? Sì. Ma tipo, cioè, in una scala da 52 a 1, quanto ti ha fatto male? Maledetti, tutte se le mette nei giocatori. Forse ero giocatore, però, io in quel contesto. Non complice, ma giocatore. Soprattutto con giocatori novizi può essere utile, dato che non sono abituati ai fight. Ci sta? Dopo tanto tempo che giochiamo nel mio party sappiamo all'incirca quanti PF ha ogni PG. Quindi sappiamo quanto un attacco fa male ad ogni PG. Eh sì, però mi immagino che, cioè, se voi non avete veramente un cervello che è una calcolatrice, non vi ricordiate le somme di tutti i danni di tutti al tavolo, perché sono complimenti. Cioè, capisco che uno, so che hai 50 di vita, ti ha fatto 30, poi ti ha fatto più di metà vita. Da lì poi al quarto turno ricordarmi quanto hai già subito, quanto hanno fatto gli altri attacchi oltre a quelli che hanno fatto me, diventa veramente complessissimo. Io però gioco solo online, nel nostro gruppo abbiamo la barra della vita visibile ma senza vedere i PF. Ma quindi vedi la barra che si riempie e si svuota ma non c'è il riferimento numerico. Ok, interessante sto sondaggino, va bene. Andiamo avanti. Ma io uso la mia reazione per colpirlo. Ok. Vai. 17 più 8. Passa, assolutamente. Conta come attacco furtivo. Sono ok. 3 di 6 più 1 di 6. Ma no, questo avviene dopo che Dali ha subito i danni o lui potrebbe potenzialmente contemporaneamente bloccarlo? No, contemporaneamente e non glielo interrompe. Gli azzera il movimento, se lo prende. L'ha preso, quindi 10. L'automa 0-1 non potrà muoversi nel suo turno e subisce il danno. 23 danni. Ok, lui tira un pugno, tu dopo aver subito i danni di quello che ti sta fronteggiando ti giri e tiri una bella stilettata laterale sul fianco dell'altro bastardo, lo prendi, come al solito, danno che si riappiccica. Doppio 1, io direi che fai te un attacco di opportunità. Doppio 1? Sì, e critti, perché... Come cazzo cosa? Ti chiami Roberto? Sì, no, tira il danno e raddoppia. Ah, perché... diretto, tira il danno. Quindi è un D4 più un D6. Più un D6. 3, 3, 6. Ritirali. Buono. 4, 3, 7.
Sono 13 danni più destrezza. 5. 18 danni. L'automa ti dà un primo pugno. Galgit gli dà la stilettata laterale, lo sbilancia. Nel tentativo di tirarti un altro pugno, però si sbilancia definitivamente, praticamente cadendo a terra. Una volta a terra, tu prendi il pugnale a due mani, boom, glielo infili qua dietro la nuca e si apre come un uovo di Pasqua. L'incantatrice invece punta su di te, Kenshi. Di nuovo, come prima, spara. 18? No, 19. Ok, niente, non ti prende allora. Spara, ma... Dopo gli sgherri, tocca a Gian. E io attacco quello che speravo finisse Kenshi, ma Kenshi è andato a fare il simp di livello 2. Uno l'abbiamo appena ammazzato di Dalia. Cerco di ammazzare il secondo così rimane. Non trovi playground. Aspetta, Aspetta che risalgo di preciso. Che magari non si chiama playground, mi ricordo male. Vedere. Alternative Roll 20. Fantasy Ground forse. Fantasy Ground. Aspetta. Fantasy Ground. Sì, non è Playground. Fantasy Ground. Confuso. Mango con solo quello di fronte a me. E Dalia poi è più libera, non ha nessuno. Quindi vai. Let's go. Primo attacco con vantaggio. 16 più 8. 16 più 8 passa. Sono 5, 10 più 4. 14 più 5, 19 danni. Lo vedi che è più in là che in qua. Mi state mettendo il dubbio. Manca uno sputo. Mancano due. No, dai. Secondo attacco. 13 più 8, 21. Non ti faccio tirare perché finiscimelo. Stiletto proprio tipo sull'altezza del petto in modo da costringere un attimo a inarcarsi così. E sull'altro glielo pianto appunto nel cranio per poi estrarre. E mi giro verso Dalia. Non hanno debolezze particolari, ammazzali dove ammazzeresti chiunque altro. Una mano? Il corpo crolla a terra. Capisci che è andato KO perché i lembi di pelle non si rimarginano, non si riavvicinano, come anche per l'altro. Quando cade, vedi che proprio la pelle del petto e praticamente dal mento in giù si apre totalmente, mostrando un costato di metallo. C'è questo pastone dentro che sembra appunto un gigantesco budino di carne tritata, però proprio densa. Il colore adesso è un po' difficile identificarlo perché le luci strane, eccetera, eccetera. Direste su rosa. E la cosa che però ti fa più triggerare è il fatto che dentro il costato di metallo, man mano che spurga fuori questa roba, c'è una luce. Una luce dello stesso giallo, dello stesso colore di quando si sono fatti esplodere. Ma non sta aumentando di densità come quella volta. Questa volta sembra che sia semplicemente lì, perché dentro c'è un meccanismo. Minchia, se esplodono lì siamo morti tutti. E finisco nel giorno. Dopo Gian, robata la mossa. Sento rivigorirmi, quindi, dall'azione che ha fatto appunto Shiran. Sembra questa sorta di calma apparente, insomma. Kenshi quello che fa è sollevare Shiran quasi a metterla in piedi e c'è silenzio intorno a lui, quindi è come se, ok, a posto, ho fatto quello che dovevo fare. Lascio andare Shiran, mi rimetto cercando di riprendermi un po' e dico, con permesso, prendo la spada, estraggo, cioè come se fosse normale, ma in realtà la spada è gigantesca e conficcata nel terreno. La tolgo dal terreno, guardo Shiran, è tempo di aiutare. Vado in ira e carico colui che sta attaccando Galgit. Oh, grazie. Quasi se fosse proprio un momento di un fotogramma. Da quando sono davanti a Shiran, volo addosso all'avversario. Okay. Con la rabbia di un sole, praticamente, lo attacco con tutto me stesso. Che aggeggi con Galgit. L'arma in questo stato la puoi usare soltanto in ira, quindi perfetto, non devi neanche farle cambiare stato. Sì, anche perché qua ho 2d8 di ogni tagliente più portata a due mani, è pesante. Esatto, e in questo momento devi per forza prenderla a due mani, non hai possibilità. Vi dico com'è la spada, avete presente gli scudi dei legionari romani? Sono dei rettangoli, ecco, è quella forma. Letteralmente la lama si è ingrandita, è come se la spada fosse diventata di mercurio, fosse diventata fluida per qualche secondo, espandendosi e poi risolidificandosi. Diventa più grande, non ci sono particolari aumenti di statistiche, semplicemente devi prenderla a due mani e la puoi usare soltanto in ira in questa forma. Tiri con vantaggio e visto che non hai usato il cambio forma, hai anche l'azione bonus per fare. Speriamo, ti prego, non mi deludere. Io sono riuscito a fare un doppio uno con un vantaggio, quindi... Allora, qui Matt indirettamente ci ha appena confermato il dubbio di prima. Ovvero, ma Kenshi ha fatto doppia azione, ha curato Shiran che ha trasformato la spada? No, perché azione bonus, ce l'ha appena detto, indirettamente.
Non ho capito. Cioè, però Matt dice proprio senza nessuno, senza nessun cambio di statistica, quindi la spada fa gli stessi danni, ma la devi impugnare a due mani solo in ira. E cosa me ne viene allora? Cioè, perché la, al di là del flavor della scena, bello, ma trasformazione inutile. Ci sono soltanto obblighi, non ci sono benefici. Capisco che può non piacere la scelta del fallimento critico, però almeno per quanto mi riguarda mi piace un casino come meccanica. Addirittura vorrei che il mio master implementasse nella nostra campagna. Dici così perché ti fa gola, perché vedi il nemico che fa uno critico e praticamente muore da solo. Dovreste farlo anche voi. Ogni volta che fai uno critico, tutti gli avversari si girano e ti fanno un attacco gratis. Così. Secondo me, al terzo personaggio che cambi, non vi piace più tanto questa regola. Però deve essere bilanciata. Deve essere un'arma tagliente da entrambe le facce. Se no non funziona. Se no non stiamo bilanciando il gioco. Se no state giocando in easy mode. Sì, ma entrare in ira non è un'azione bonus. Sì, entrare in ira è un'azione bonus. Infatti Matt gli dice, puoi entrare in ira perché non trasformi la spada. E quindi non stai utilizzando l'azione bonus, era quella la frase. Credo fornisca CA e copertura. Ok, quindi lui la sta tenendo in questa forma, che non è quella adeguata a colpire, mette sottolinea il fatto che non farà più danno, però la deve prendere a due mani perché pesa un fottio. Ok. È uno scudo, ok? Anche io mi immaginavo fosse uno scudo, l'ha letteralmente definito così. Scudo dei legionari romani. Sì, sono d'accordissimo, è il rischio che ti prendi. Allora, se volete giocare rischioso, ci sta, figo. Sì, fighissimo, è giusto. Ma come del resto anche il 20. Se la meccanica del 20 critico naturale sugli attacchi, che questa invece è ufficiale di D&D, funziona da entrambi i lati proprio per questo. Cioè, se i nemici quando attaccano e fanno 20 facessero un attacco normale, il gioco non sarebbe bilanciato. Devono poter critare anche loro, se no... La usa così perché andando in ira può usarla anche per attaccare, altrimenti non potrebbe. È flavor, è pure flavor, cioè è scena, è il momento berserk, ma non fa più danno, non ha dei boost alla difesa, ma quando attacca la spada è soltanto un peso in più. Va bene, lo accetto. 17 o 17? Ah, passa, ok, va bene. Perfetto, allora iniziamo, okay. 2 di 8, dai, 6 danni, ok, 2 danni, 8, più 2 di ira, più 2 di ira. Quindi siamo 10. Più 4 di forza. Più 4 di forza, 14. Allora, uso l'attacco extra e ricominciamo la giostra. Comunque. Quindi. 12 più 4 più 3, siamo 12, 19. Più 19, okay. Allora 19 e quindi passa. Ricominciamo coi danni. Quindi. 8. Bene. 6. Bene. Più 2. Più 2. Più 4. 20. Perfetto. 20, 20, 20. Sì, esatto, Simo. Penso che questa, quando Kenshik trasforma la spada in questo modo, non va più utilizzata come spada, ma come scudo. Infatti prima la impianta e dà copertura a Shiryan. Quella è la funzione. Probabilmente appunto darà un boost alla CA e lo status di copertura anche se sei in pieno campo aperto. E la scena è che lui però la brandisce in questa forma, è talmente incazzato che non cambia forma, probabilmente perché gli serve l'azione bonus per andare in ira. E mena con questo giga padellone. Peccato che il risultato più possibile non penso che esista, più probabile, tirando 2 di 8 è 9. Rob proprio non riesce a fare più di 8. In effetti 2 di 8 è 8, 8, 16, la media perfetta 8. Sì, però non c'è lo 0, quindi diventa 9. Ok, ci sta. Non sono un mago della statistica. Come da cazzo. L'intenzione è quella. Sì, che in questo momento anche la lama non rimane più bella affilata, diventa chonk. Quindi in questo momento stai letteralmente andando giù di, come dire, danno contundente. Più che tagliare, boh, boh. Vedete la spada di Berserk sotto steroidi, però. Esatto. Man mano che lo meni, ti sovviene il dubbio che questo tizio potrebbe essere quello che hai gittato nello scontro precedente. Tu hai ancora la tua azione bonus. Volendo, puoi utilizzare il tuo privilegio del cammino primordiale, dottrina da guerra, e come azione bonus un tiro abilità che scala su saggezza. Quindi potresti fare un tiro percezione per riconoscerlo.
Ma direi a sto punto proviamola. È una cosa figa di questa nuova modifica che ho ottenuto. Quindi vediamo un po'. Dai, allora, non mi fa scherzi, dai. Ma ci che cazzo sta succedendo ai miei tiri? L'ho un po' imboccato, però. Vabbè. È un 13 più 6. 13 più 6, sì. Suggerisce, suggerisce. Lo riconosce. Cioè, a un certo punto guardi bene, tu comunque quando l'hai preso di taglio. E in quel momento vedi che effettivamente il mantello ha uno strappo orizzontale per così. Quindi sono quelli in ceramica strana? E quindi sì, sono i rapitori. Adesso ne hai la certezza matematica. Questo è proprio quello che era riuscito a scappare quando hanno tentato di rapire Sullivan, che tu hai... Prendendo coscienza di questa cosa, mi volto da Galgit. Con un filino di rabbia. Sono quelli che abbiamo visto da Sullivan. Sputo sangue. Ma non mi dire. Bello. Sara. Vado dietro ad Alia, la vedo comunque ansimante, la vedo stanca, provata, e le appoggio una mano sulla schiena e uso un cura ferite anche su di lei di secondo livello, e sono 2d8 più il modificatore, Caris. Te li ho. Ah, ce li hai, perfetto. Glielo fai stile tarlo? No. Io le mi appoggio... iscrivo al tuo canale. Ok. La sub di livello 3. Le appoggio la mano sulla schiena e le dico, forza amica mia, non mollare. Allora ho fatto 7. Madonna, che tiri di merda. Ho fatto 7 più 5. 12 punti ferita. 12. Quindi le ridò 12 punti ferita. Forza, ti ringrazio. Penso di essermi distratto. Qual è stato lo sbaglio? Tanto vado avanti. Se vuoi, puoi utilizzare la tua azione bonus per fare parola guaritrice su Galgit. Ora che vedo che Dalia si è un pochino ripresa, mi volto verso Galgit e gli sussurro: dai, Galgit, forza, ce la possiamo fare. Uso il mio ultimo slot di livello 2 per castare parola guaritrice. Un 3, un 1 più 5, 9. 9. 9, quindi ti ridò 9 punti vita. Terzo turno. Ok, chiarissimo. Cosa sta pausa? Ah, sta tirando. Ok, Cirrus sbrocca. Praticamente con il braccio dove c'è attaccato Jackie dà una manata secca sul cornicione. Jackie accusa. Dopodiché se lo strappa di dosso e lo lancia praticamente a fanculo da qualche parte. Dopodiché si lancia giù dal balcone, si scrocchia alle braccia e dice va bene. Vedete dell'energia che inizia a scorrere lungo le sue braccia. Di nuovo è quell'elettricità strana, come quando prima ha sparato i proiettili. È giunto il momento di muovere un po' questi cazzo di burattini. L'energia, vedete che si propaga dalle mani al pavimento, che inizia a vibrare, così come gli automi caduti a terra. Cliffhanger. Niente musica. Quindi tu eri destinato a questo sacrificio. Sì. Hanno fallito grazie a quel tipo che gli è entrato in casa, Jonu. Allora mi sa che me ne devi una. Il tipo che è entrato in casa, Jonu, sono io. Wow. Socio, completamente inaspettato. Beh, se vuoi ti posso raccontare esattamente com'è andata. E gli dico un paio di fatti. No, lui ti interrompe. Non mi interessa, grazie. A posto così. Ora parliamo del presente. E vi indica una parete che è piena di articoli di giornale attaccati. Questo immagino che sia tutto quello che hai raccolto su di lui. Wow, che detective. Io, che ormai sono abituato alla gente che mi sottovaluta e poi muore malissimo, guardo e noto qualcosa che... Fatemi un indagare, tutti quanti. Modesto, umile. Io ti chiedo di non farlo perché sono assorto nei miei pensieri. Dopo le informazioni che mi ha dato, io sto pensando ai cazzi miei. Tu stai giocando qualcosa tipo... No, io sto proprio pensando a... Più che altro ti ha tirato delle mine devastanti. Il problema è che... Ma chi cazzo è questo? Però effettivamente... E se? Ha tirato dei fili che dici... Minchia, quindi cioè si ha tirato a indovinare un mago, cazzo. E quindi ti dico, non lo tiro, ma perché non sono concentrato su quello che stanno facendo loro. Sto passando altre cose. Se vuoi farmi un altro tipo di tiro su storia, su indagare, sì, lui per avere ultra intuizioni su quell'argomento, dimmi, te lo faccio fare. Ok, lo tiro, però con altro scopo. Ok, Andre? 19 più 1, 20. Simo? No, io sono interessato invece per quelle cose che ha detto, quindi 17 più 3. 15 più 2, 17. Sì, sono tutti quanti articoli sul profeta. Tutti.
tutti i cazzi suoi, da roba di cronaca, il profeta salva tizio da morte certa, stupore in città vatte la pesca per l'arrivo del profeta eccetera, accompagnati da robe del tipo un foglio letteralmente rosa su scritto c'è forse del tenero fra il profeta e la governatrice di altra città. Allora raga, vi vedo che state discutendo sul doppio cui affiaite, che è un... A parte il fatto che io non sono neanche sicuro che cui affiaite cure wounds è azione bonus. Beh, non penso neanche che sia azione bonus, eh. È azione, azione piena, è... Forse parola guaritrice, azione bonus. Forse parola guaritrice, azione bonus. Doppia magia, no. Bonus, mi segno. Parola guaritrice, lo è, esatto. Quindi c'è il doppio sbaglio da parte di Matt del... cura ferito utilizzato impropriamente come azione bonus e... Qua che volevo arrivare, il classico sbaglio di questa stagione del doppio incantesimo in un turno, perché ho azione bonus. Ma non dovete stupirvi del fatto che continuino a sbagliare questa cosa. Non perché sono stupidi, perché hanno registrato gli episodi, probabilmente dopo hanno scoperto questa cosa, anche soltanto per il fatto che ormai sono 4 video che dico hanno lanciato 2 incantesimi, non si può fare ragazzi, ricordatevelo. Adesso, se dovessero registrare domani Luxasta 5, io mi aspetto che non lo facciano più. E adesso lo sanno. Evidentemente quando hanno giocato erano convinti di poterlo fare, quindi è inutile che continuiamo a stupirci di questa cosa qua. Lo segnaliamo perché comunque non si sa mai, ci possono sempre essere novizi che si imbattono nel video, gli passiamo la regola corretta, la meccanica corretta, però finisce lì, nel senso non puoi fare 2 spell. Esatto, è stato comunque il fatto che sia stata concessa e suggerita da Matt stesso. Infatti secondo me si è proprio sbagliato Matt lì, si è proprio sbagliato Matt che poi tra l'altro poi gli ha fatto tirare lo stesso incantesimo 2 volte, quindi non... Non lo so. Secondo me c'aveva tante cose in testa durante il fight e ha fatto una toppata. No, stiamo attaccati alle regole, piccione, sennò qua si capisce più un cazzo di cosa giochiamo se non seguiamo le regole. E robe del genere con sotto una foto di loro due che parlano molto vicini. Ti faccio una domanda: sono tutte cose lusinghiere o comunque abbastanza neutre? Non c'è nessuno che accusa il profeta di essere un falso profeta su questi articoli? Di falso profeta no, perché il suo potere viene riscontrato, cioè fai che c'è un 70% di articoli positivi dove potrebbe anche essere che l'abbia concessa per via della scena non skippabile successiva di Sirius che scende e fa cose. Ma non... A parte il fatto che, cioè, se anche fosse, non sarei d'accordo, nel senso il master non può decidere che un incantesimo così a piacimento in quella scena è azione bonus o mica azione bonus, perché se no io giocatore non so più quando posso fare le cose. Capisco l'ottica di Show, ma in ogni caso non capisco la necessità. Cioè, ok, ha curato una volta in più, perché poi c'è la scena non skippabile. Non ho ancora visto la scena dopo io, quindi non so cosa viene. Però non trovo il nesso, diciamo così. Cioè, se anche fosse, non ci ho visto la necessità di fare questa cosa. Secondo me è più probabile che si sia semplicemente sbagliato. Che si ricordasse male, che... Perché anche a me è capitato di avere il dubbio che quella ferita fosse azione bonus e poi ho controllato di azione. Perché lo confondi con parola guaritrice, che è azione bonus. Ed è anche discretamente più debole. Però il vantaggio di essere a distanza. Quindi c'è tutta una serie di cose che... però rimane il fatto che suggerisce di castare il secondo incantesimo nel turno, che dici cavolo, come fa a non venirti il dubbio che non puoi castare 2 volte di seguito lo stesso incantesimo solo per azione bonus? Cioè anche soltanto come idea dovresti dire perché non l'ho mai fatto nella mia vita, semplice, perché non si può fare. Ha usato cura ferite come azione e parola come azione bonus, ok, quindi c'è solo lo sbaglio dei 2 incantesimi, ok. Allora anch'io ho fatto confusione. Quindi... Ok, quindi vabbè, semplicemente allora forse si sono solo espressi male. Cioè hanno detto che utilizzavano una roba in un modo e una roba nell'altro. Perché io mi ricordo che lui gli abbia detto cura ferita è un'azione bonus. Mentre invece è il contrario, parola guarita è un'azione bonus. Quindi vabbè, lì piccola svista, non sono semplicemente invertito, non cambia niente. Rimane il fatto che non puoi castare 2 incantesimi. Non voglio difendere a prescindere, però lì è stato palesemente Matt a suggerire sta cosa. Ero in dubbio se aggiungere un cartello, ma semplicemente potremmo essere di fronte ad un dubbio. Sarah avrebbe terminato il suo turno, è stato me stesso per poi di farlo. Infatti.
E io penso che semplicemente Matt non avesse in testa, ma penso durante tutto Luxasta, perché c'è, cioè, questa stagione di Luxasta, perché nel gruppo B abbiamo visto almeno due o tre volte poi scastare due incantesimi, perché una è azione, una è azione bonus, quindi evidentemente è una regola che Matt non aveva in testa o conosceva male, e quindi l'ha applicata male, e quindi ha suggerito male a Sara. Io l'ho letta così. Comunque sì, quella ferita è un'azione bonus, ma è pur sempre una spell. No, è lì il fatto. Stiamo facendo un po' da incredibile. Parola guaritrice e l'azione bonus. Due, cura, un di 4 a distanza. Cura ferite. Sto facendo confusione io, ho letto male? No, cura ferite non è azione bonus. È un'azione, appena controllato su D&D Beyond. È azione, completa. E devi pure toccare, ma curi un di 8. E poi potenziarlo con i livelli. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Penso che stiamo arrivando a un dunque, dai. Comunque, confusione. Confusione nell'aria. Lo so, ci sta che ti ricordi. Anch'io avevo il dubbio che fosse azione, azione bonus, perché appunto l'associ a parola guaritrice, ma no, ho appena controllato in live. Su D&D Beyond, quindi non su siti buffi, è azione. È azione. Ne parlano bene, o comunque non ne parlano male. Però c'è un 30% di articoli sospettosi, non tanto sul suo potere, ma sull'origine del suo potere. Cioè, molti sono proprio giornali, quotidiani e robe del genere. Quelli invece che ne parlano negativi sono, boh, non ti sembrano giornali di alta qualifica, insomma. Però c'è un po' di dubbio. Ci sono anche tipo delle scritte a penna, tipo ha cerchiato in rosso l'articolista con freccettina, mi posso fidare. Su un altro c'è scritto cazzaro, ha indovinato a caso. Buffo. E ha fatto tutta una catalogazione. E in tutti questi giornali non ci sono giornali che vengono dalla zona della Vercor. Allora, no, in verità sì, però ti chiedo un tiro su storia. Ok. 12 più 5, 17. Ci sono dei giornali della Vercor, però li riconosci essere della zona continentale, quindi le propagine esterne. Il classico giornale di Parabiago. Allora, genio del male dai grandi poteri magici, quindi... Sì, cosa mi interessa? È necessario in energia qualcuno che controlli il manuale, perché nel bel mezzo del combat è facile sbagliarsi. Io con le cuffie a controllare l'audio e a volte in energia quando si è da soli si fa fatica a stare dietro a tutto. Ma guarda, Simo, ti aggiungo anche, infatti io non ne faccio un dramma di queste piccole sbavature di regole mal interpretate, e anzi capisco anche il perpetrarsi della stessa regola sbagliata più volte, quello che dicevo prima, perché... Se Matt era convinto che funzionasse così, l'ha sempre applicata così. Purtroppo l'ha applicata male tutta la stagione. Vabbè, lo sappiamo, si correggerà. E... Però in realtà è banale come ragionamento. Cioè, le regole si sbagliano, succede. Anche durante la sessione, io come master, che comunque il regolamento lo so abbastanza bene, ormai mi capita di sbagliare. Avrò castato io in primis cura ferite come azione bonus qualche volta perché mi ricordavo male. E non è male, stiamo giocando a un gioco comunque complesso, con tante cose da gestire, ci sfuggono. Ci sfuggono a noi che stiamo giocando lì in quel momento e siamo convinti di quello che stiamo facendo, figurati a rivederlo dopo. In ogni caso, se serve il filtro regole scorreggione, io me la collo. Sto lì e mi dicono, guarda che qua Matt ha detto una cazzata, non si può cancellare tutto, bisogna rifare tutto. Tutto. Luxasta episodio 1, dall'inizio, tutto da capo. Anche perché a me piange il cuore che le giocate abbiano queste sbavature, proprio perché la pre-produzione e la post-produzione hanno un lavoro maniacale, Sam lo sa. Ci dico le giornate in diretta, no, non lo so, lo so bene. Infatti per questo io non sto scherzando, se ti serve una mano quando sono i fight, chiamami che te li revisiono più che volentieri dal lato scureggione. Ora! 39 minuti su 9 e 13, sono disperato. Cosa hai scoperto? Ho scoperto che sta facendo di tutto per farsi benvolere. Soprattutto alla gente del consorzio delle libere frontiere. Non so perché gli interessi così tanto proprio il consorzio, ma sta facendo di tutto per arrivare a Cima Cerulea e alle altre capitali del consorzio. Cima Cerulea? Certo. Adesso è Solielo, domani sarà una delle capitali. Beh, mi sembra abbastanza evidente. Conquisti il potere lì, conquisti il potere nell'intera regione, oltre che dei centri di scambio. È probabile che voglia non tanto i centri di scambio, quanto... Penso che sia molto più interessato a ottenere il controllo delle tratte, ma inteso proprio come i viaggiatori, le carovane. Penso che voglia ottenere un modo per viaggiare rapidamente sul continente. E per quale motivo?
Se lo sapessi, avrei già fatto qualcosa per mettergli i bastoni fra le ruote. O deve spostare tante persone, o deve spostare tanto carico, o deve spostare qualcosa comunque. O entrambe le cose. O entrambe le cose. Master, potrebbe avere questa una connessione con il fiore di amigdala? Fammi un tiro su intuizione. Simo, curiosità. Che nello scorso video non ho neanche nominato questa cosa. Come mai hai quel microfono diverso dagli altri? Avevate finito i lavalie? Curiosità, non è che cambi qualcosa. Il microfono funziona benissimo. Sono semplicemente curioso. Perché mi sembra tra l'altro che da una scena all'altra ti sia comparso. E quindi ho detto, boh, probabilmente è morto un lavalier. Dipende anche da Matt, ma non escludo assolutamente che un giorno si possa portare un ulteriore progetto girare insieme. Samu, sa che mi piacerebbe. Vediamo, vediamo. Ma prima vado su di te, Boris. Tanto farò tipo uno, quindi... Tentare un nuocio. 6 più 1. È troppo. Ma non tanto per il soggetto, che già puzzava, ma proprio per il fatto che sei davvero una prova così diretta, sei davvero un'accusa così diretta su un altro arconte, tu non ti stai preoccupando di accusare lui, ma di come questa martellata avrà influenza su tutta la struttura sociale della Chiesa. Oh, shit. Here we go again. Vai col tuo tiro. 9. Più 7. Insomma, questo qui hai capito che vuole viaggiare velocemente, rapidamente, o meglio, questo è quello che ti sta dicendo Oltrid. Quanto sia affidabile non lo sai, però anche te, 1 più 1. Il fiore di amigdala, ti ha detto questo traghettatore o chi cazzo fosse quel tipo, è un qualcosa che è filtrato fuori dal mondo onirico. Come funziona il mondo onirico? Tu non lo sai, ma se questi potessero usare questo fiore per viaggiare come fa Arion, che Arion tu te lo ricordi bene, che quando lo vedeste nel bosco, ad un certo punto scomparve nel nulla per andare a fanculo chissà dove. Se questi riescono a ottenere lo stesso potere con il fiore, tutto è possibile. Oh no. Cosa? Potrebbe effettivamente essere entrato in possesso di qualcosa che gli permette di viaggiare dove e come vuole. Cioè? Cosa? Il fiore magico. Quello di amigdala? Sì. Il fiore di amigdala? Sì. È praticamente come se fosse un oggetto magico superpotente che permette di viaggiare tra le realtà onirico e quelle di questo piano d'esistenza. Non era tipo un fiore che ti permetteva di esprimere dei desideri e... Scusa un secondo, Anne, ma se è un oggetto che ti permette di viaggiare tra dimensioni e cose del genere, cosa ti servono effettivamente delle tratte? Io in questo momento, che lui mi dice che lui se ha il fiore può teletrasportare... Mi fai le scuregge di Sam con l'editing di Simo, è il sogno bagnato di tutta la community del gioco di Ambuolo. Proprio una combo devastante, bastante. Il mondo non è pronto. Portarsi, tra virgolette, sì. Ok, no? Tutto quello. Faccio un collegamento e chiedo a lui, dico, tu sai se questo profeta ha qualche collegamento con la Coltiar? Lo vedete che in questo momento sta spostando carte, sta cercando qualcosa in mezzo alle sue cartacce, quindi quando tu gli fai questa domanda, ti ha sentito perché ti fa proprio segno così, come dire, un secondo, okay. Tira fuori un libro, lo apre, ok, lo tiene aperto lì. Prende dei fogli, prende le robe. Questo libro è una raccolta di leggende varie ed eventuali. In questo capitolo parla del fiore di amigdala. Uno studio fatto da un ricercatore, Ransen. Ok? Ci siamo. Ma io l'ho ringraziato, Gregory. Beh, nel dubbio, grazie, Gregory, per i 18 mesi. Non mi ricordo. Un po' così oggi. Uno che va in giro a cercare leggende. La cosa particolare è che questo Ransen, appunto, ha fatto questi studi. Ok, perfetto. Ransen, sapete dove abita? Abita in mezzo al baluardo florido. Chi se ne frega del baluardo florido, direte voi. Ok, ma c'è un'altra cosa. L'ultima città dove è andato prima di Solielo, strappa un foglio di carta, è questa. La città dove abitava Ransen. Ma questo libro dove è stato stampato? È stato stampato a Solielo, dove c'è stata tutta quanta la cricca di questi cazzo di ricercatori che hanno fatto tutta una serie di manuali, di robe, di leggende, eccetera, eccetera. Ora, Ransen, in questo momento, potrebbe essere collegato con il profeta. Se lui ha spiegato del fiore di amigdala, è molto probabile che il profeta abbia cercato questo fiore, l'abbia trovato. No, raga, sto male, mi fa morire. Aspetta, se ho rotto tutto. No, sto male. Ecco qua la mascottina. Eccola qui. Chissà Paco cosa pensa tutte le volte che c'è. Sto male. Scusami, Simo,
ma devo farlo. Io sto male. La faccia distrutta. Distrutta dalla spiegazione del tizio pazzo, che è proprio il meme di quello con la cartella dietro con tutti i fili, poi è proprio lui dall'altra parte del velo, dietro il meme c'è la faccia di Simo. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ci vuole musica dai stessi Scrubs, esatto, le goccioline. Va bene, ci siamo. E in questo momento cerco sia qui a Solghielo assieme agli altri amichetti di Ransen per capire come cazzo utilizzarlo. Puoi ripetermi un attimino meta il giro che hai fatto? Cioè lui è venuto a Solghielo, allora da dove? Perché poi hai detto da un'altra Luca ha solo dissimulato meglio, non ho capito un cazzo neanche lui. Ha scritto il capitolo specifico di questo libro, di questa raccolta, dove parlava del fiore di amigdala. Ha detto che abitava in una città del baluardo florido, che è l'ultima località dove è stato prima di andare a Solghielo. E poi ha detto che a Solghielo è stato pubblicato questo manuale. Quindi secondo lui è qui perché ha radunato tutti i ricercatori come Ransen per utilizzare il fiore. Dobbiamo assolutamente ritrovarlo, è fondamentale, addirittura più del trovare Rugo. Potrebbe anche averlo ammazzato questo Ransen una volta capito come... Potrebbe essere un suo prigioniero, potrebbe averlo sacrificato. Sa il cazzo, fatto sta che adesso capisco per quale motivo sia venuto fin qui a Solghielo. Prima pensavo fosse solo una questione puramente politica. A questo punto mi viene il dubbio che dopo aver ottenuto questo fantomatico fiore abbia viaggiato fin qui per utilizzarlo. Per caso nelle tue indagini hai mai sentito parlare di Varla? Sì. È il mecenate, quello che finanzia il profeta, sostanzialmente, quello che... Gling, 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 gling. Sai dov'è che stampano i libri qui a Solghielo? Ci sono un sacco di stamperie, fra cui quella di Varla. E in quel momento prende il libro. E quello è di Varla. Abbiamo trovato un indizio, una pista da seguire. Io non so chi è Varla, ma ok. Varla, come diceva il nostro... Oltrid. Come dicevo, Oltrid è il finanziatore del profeta. Abbiamo visto un discorso l'altro giorno, prima di incontrare te, in cui Varla lo presentava al pubblico e il profeta parlava delle menti delle persone. E per quanto riguarda la Coltiar, no, il profeta non ha contatti direttamente con loro, ma Varla sì. Sinceramente sto cominciando a seccarmi di tutte queste cose. Ma che cazzo vuole questo uomo? È solo un uomo, dopo tutto. No, non è solo un uomo. Ah no? E che cos'è allora? Vedi qual è il problema, Rendra? Te non capisci la santità delle nostre anime. Non è neanche di santità che stiamo parlando. Infatti mi sembra tutto l'opposto. E tu non capisci neanche di magia, Rendra. A me sembra una persona che vuole soltanto potere. Appunto? No. Allora che cos'è? Le tue ricerche che cosa ti dicono? Se non è un solo, se non è soltanto un uomo, che cos'è? Un mago? Che cosa può essere? Uno stregone? Lui è veramente un profeta. Lui è veramente quello che dice. Scusami, mi confondi così. Io non ho mai dubitato del potere del profeta. E ve lo posso assicurare, l'ho provato e vi indica di nuovo la cicatrice sulla mia pelle. Quell'uomo è davvero in contatto con qualcosa. Sicuramente non per conto di uno dei venti. No, lo chiamano l'esterno. L'esterno? Non so esattamente che tipo di entità sia. Non è uno dei venti, non è uno dei sette, è qualcosa di molto, molto più grande. Sta su una scala nettamente diversa. Più grande dei venti? Oh sì, mio caro. Mettiamolo in questi termini. Fra l'esterno e i venti decorre la stessa differenza che c'è fra noi e una formica. Ok. Ridi pure. Tu li hai mai visti, i tuoi venti? No. Io ho visto l'esterno. Tu hai visto l'esterno. Perché credete che quei tizi siano così tanto fuori di testa? Cosa porta un uomo a farsi bruciare praticamente tutto il corpo per riempirsi di cicatrici? Cosa porta un uomo a sacrificare la sua esistenza per diventare un fanatico del genere? La disperazione, l'ignoranza. La ricerca del potere. L'amore. Il vecchio ha ragione. L'amore è la sicurezza che stai servendo qualcosa che esiste. Il profeta solo su una cosa non pecca, che non mente, ed è la cosa peggiore. Lui è davvero un fottuto profeta di una divinità o come volete chiamarla, ma l'esterno esiste, l'ho visto, e ha dato al profeta un potere. Com'è il che li chiamavate voi? Gli avatar?
Ecco, stiamo parlando di quel livello di rottura. Ok, e questo esterno che cosa vuole? Quello lo sa solo il profeta. Ma di solito non è che vogliono tante cose diverse. O vogliono salvare tutti distruggendo i cattivi, o distruggendo tutto per salvare tutti. Comunque alla fine di base c'è sempre la distruzione di mezzo. A me non frega un cazzo di che cosa vuole quello. Beh, bisogna fermarlo, Anna. Io voglio ritrovare quel fiore. Devo ritrovare quel fiore. Qua non si tratta del fiore. È molto più importante, Anna. Beh, però se aiutassimo Anna a trovare questo fiore, innanzitutto potremmo salvare anche Serrugo. È importantissimo. E in più andremo a togliere la possibilità a questo profeta di spostarsi più velocemente di quello che già fa. Il punto qual è? Nel frattempo sempre metto un braccio su Anna. Non ti preoccupare che questo fiore lo troveremo. Secondo te, quanto tempo abbiamo? Il profeta ha tante doti, ma sicuramente non è un genio. Non è sicuramente lui la mente dietro gli incantesimi e le stregonerie. Per quello ha i suoi sacerdoti e quelle menate lì. Lui è una persona decisamente più pericolosa in altri ambiti. Quindi la risposta alla tua domanda è il tempo che servirà a questi sacerdoti per capire come utilizzare il fiore per fare quello che devono fare. Ok, il fiore per che cosa serve nel fiore? Generalmente, a parte per spostarsi tra le varie dimensioni. Quello che io sappia. Ti faccio un esempio. Vuole eliminare un suo nemico? Gli si teletrasporta alle spalle passando dal mondo onirico, a quanto ho capito, e lo uccide. Come fai a fermarlo? Come fai a prevedere dove arriverà? Non lo puoi sapere. Io mi sono rotto il cazzo. Andiamo a chiederglielo. Sì, è un'ottima idea. Infatti ci sarei arrivato tra poco. Però mi è venuta in mente una cosa. Gli automaton. Cosa c'entrano nel disegno generale? Lui utilizza questo fiore, per dire, per uccidere chi vuole... nel continente, nelle dimensioni, non saprei. E se ci fosse un modo per utilizzare questo potere, estenderlo, e quindi di conseguenza hai bisogno di creare degli automaton per poter fare arrivare addirittura eserciti? Ma no, non ha senso. Un automaton non può entrare nel mondo onirico, cioè l'automaton non ha un'anima, cioè... Automatrons? No. Che cos'è? Automaton, Anna. Automatrons. Ti spiego velocemente. Gli automaton sono dei golem meccanici a cui viene inserita una programmazione per cui vanno a svolgere lo stesso lavoro all'infinito. Sono degli specie di... Aspetta che gliela butto lì. Sono degli specie di manichini. Dei burattini, se li vuoi chiamare così. Io ne ho visto uno entrare in un mondo onirico. No, fermo, non è possibile. Hai visto un automaton entrare nel mondo onirico? Sì, ragazzi, Leto. Cioè, Tu mi stai dicendo che quindi, come dicevo poc'anzi, è possibile che degli automatron riescano ad entrare effettivamente nel mondo onirico e quindi Scusa, ripeti un secondo quello che hai detto? Leto. Scusate, ma questo Leto non era una persona? Sì, Leto è un umano. Okay. Leto era una persona ed era convinto di essere quella persona. Bula bula. E faccio apparire un piccolo Leto sopra il fango. Prima di entrare, Leto era convinto di essere Leto. Lo stesso Leto che aveva delle figlie e aveva vissuto tutta una vita. Quando abbiamo incontrato Arion, siamo entrati dentro il suo sogno onirico e ognuno di noi ha avuto modo di vedere la vera identità dell'altro. Shiran era una vulpide. Dalia era una cadavere, senziente. Galgit... Il tizio Tizia era un elfo dai capelli verdi e io ero un gufo. Leto era un manichino. Ma non ha senso, ma l'ho visto in prigione che sanguinava e tutto il resto. Un automaton non può sanguinare, non può. A meno che non stiano usando i nuovi pezzi di automaton che abbiamo trovato nel magazzino. Stanno cominciando a sviluppare, e penso che di mezzo ci sia anche la Coltier a questo punto, dei pezzi di ricambio, dei pezzi di automaton che, se non fosse per l'attacco della spalla o dove attaccarlo al corpo, sono delle braccia a gambe umane, con la pelle e tutto il resto. Ma Leto sanguinava, era in grado di provare emozioni. Ma non ha senso comunque, non basta creare artificialmente, cioè il sangue e il suo potere sono importantissimi, l'anima è legata adesso, corpo, mente, anima, non puoi creare artificialmente tutto questo, non può essere, anche creando degli arti artificiali pressoché identici, come fai a inserire una mente e un'anima all'interno di qualcosa di artificiale? Non ha senso, non può essere. Arion ce l'ha mostrato e lo ha definito homunculus. Modifico nuovamente l'illusione e
faccio vedere, per quanto mi sia possibile, la stessa animazione che ci ha mostrato appunto nel viaggio onirico, con tutto il percorso, il procedimento per costruire l'eto. Proietti letteralmente il pavimento con la manina di Arion che fa i disegnetti, come era successo nel mondo onirico. Queste arti sono molto antiche e molto pericolose. E soprattutto non sono automaton, un homunculus. È qualcosa di molto diverso e profondamente più... proibito. Sì, sì, era esattamente quello che stavo per dire. Quindi voi mi state dicendo che un homunculus ha un'anima? Homunculus, Render. Sì. Ok, quello che è, ha un'anima, mentre invece l'automatron no. È complesso, diciamo che l'homunculus è una vita creata artificialmente, ma partendo comunque da del materiale, infatti... Una copia? Non è esattamente una copia, è qualcosa di più di una copia, ma meno di una riproduzione perfetta. Le loro anime... poi io mi affido a quello che ho letto nei testi. Il punto è che non riesce a creare... una vera identità, non riesce a creare un vero essere vivente. Quindi mi stai dicendo che tendenzialmente è una copia finché non si sveglia, e dal momento che si sveglia si crea una vita tutta sua, ma con i ricordi dell'originale? No, non ha ricordi, non è... No, cioè... Sì, ha ricordi. E sì, ha un'anima. Oddio. No. A meno che quei ricordi non gli siano stati instillati a forza. Questo sarebbe... l'unico modo per farlo. Un homunculus non può nascere con una mente già sviluppata, però puoi creare un homunculus adulto in cui inserire la mente di qualcun altro, sovrascrivere la sua identità. Terribile, ma realizzabile. Ed estremamente utile quando devi interrogare. Oh sì, soprattutto se devi interrogare un inquisitore che ha passato la sua vita a interrogare altri, che sa esattamente come temprare il proprio corpo per evitare di subire le influenze di tortura della Chiesa. E se tu metti quei ricordi su un corpo che non sa come proteggersi, beh, il gioco è presto fatto se vuoi scoprire segreti interessanti. Leto, ogni volta che provava a ricordare qualcosa del suo passato, gli veniva mal di testa. Certo, perché non sono suoi ricordi. Come se tu, per ricordare qualcosa, dovessi ogni volta andare in una biblioteca a cercare il libro giusto. La tua mente non sa quei percorsi. Tu eri imprigionato con lui, giusto? Sì. Quindi, logica vuole... che sia stata la Chiesa a creare questi homunculus. Non solo, ma che volessero fare la stessa cosa anche a te. E probabilmente perché tu sei qualcosa che a loro faceva molto comodo. Dicevi di essere una sorta di storico, giusto? Vedete che si alza immediatamente il coso per controllare di avere l'ombelico. Ciao. Cosa pensavo si fosse alzato qua adesso? Cazzo! No, mi è cascato il cazzo! Ma quante belle scoperte che stiamo facendo sulla Chiesa. Ma torniamo al nostro amico profeta. Ora non so esattamente cosa voglia fare con questo fiore, chi voglia far passare, dove, come, quando e perché. Non so se stia facendo degli homunculus montabili. L'importante è... Ander, non ho capito la riflessione. Scrive: questa cosa non ha logicamente senso. Se devi copiare i codi, allora potresti semplicemente guardarli, i codi, e sapere tutto quello che sa il soggetto. Perché fai copia e incolla? Ma nessuno ha detto che tu puoi guardare i ricordi. Non stiamo togliendo una pellicola dalla testa della gente tipo One Piece. Poi estirpare i ricordi da una mente, a quanto pare impiantarli in un'altra, ma questo non significa che nel farlo tu possa guardarli e tradurli e leggerli. Stiamo dando per scontato un passaggio essenziale. Puoi metterli, è quello che ha spiegato Matt, puoi metterli in un altro corpo più debole per forzare quel corpo a dirti quello che l'altro non voleva dirti. Questo ha senso. E se ci mettiamo chiavi di lettura a noi, non ci torna più niente, non è male. E abbiamo fatto un passaggio che non è stato specificato, a meno che non mi sia perso qualcosa io. Comunque qua, interessante ma complessa la situazione, quindi può anche darsi. Fermarlo. Non so se avete qualcosa a vostra disposizione. Io purtroppo ho soltanto la mia persona e degli esplosivi che ho intenzione di utilizzare. Come?
Il solstizio di estate si sta avvicinando e lui sicuramente ha intenzione di fare un'altra uscita pubblica. Quanto esplosivo? Abbastanza da fermare lui e chiunque lo supporti. Beh, noi siamo molto bravi a far esplodere le cose. Tipo sulla coffee. E per quanto sembri, siamo anche molto bravi a non farci notare troppo. Lì faccio una sì, pure un io in effetti lo guardo dall'altra parte perché questa, infatti io non parlavo di voi. Questa è una cazzata grandissima. Ma noi non lo sappiamo che non parlavi di noi. Che cosa stai dicendo? Interviene Lisa. Vorresti veramente far saltare in aria la città per fermare il profeta? Beh, non la città, Lisa, che discorsi? A mali estremi. No, ci sarebbero troppe vittime. Come potete anche solo pensare a una cosa del genere? Ci sono degli innocenti, dei bambini, gente che non c'entra nulla. Concordo con Lisa. Hai ragione, Lisa. Innocenti, ho sempre cercato di non averne sulla coscienza. Render non entrare nella mia coscienza. Non mi sembra il caso di far esplodere una città. Io sono d'accordo con lui. Ehi, il mio era il mio piano. Adesso siamo più persone, più teste, più menti. Mettiamoci all'opera. Non sappiamo ancora che situazione c'è di sopra, non sappiamo ancora cosa sta succedendo. La cosa migliore, secondo me, è uscire, riprendere il fiato, capire chi è dalla nostra parte e chi no, e poi agire. Non buttarci a testa bassa, chissà per quale motivo poi. Io direi che un buon modo sarebbe recuperare Sir Rugo e chiamare dalla nostra parte la Vercor. Oddio. E cosa fai? Un colpo di telefono? E dici, uè, Vercor? Tu ti rendi conto di chi sia Sir Rugo, cavaliere della nazione della Vercor? Sì, ho capito che tu lo sai che Rugo. Se la Vercor viene a sapere che qui a Soglielo è stato rapito un cavaliere della nazione, la Vercor entra in forza e devasta questa città, lo sai, sì? Devasta questa città, l'hai detto tu. Appunto, allora tanto vale metterlo noi l'esplosivo. È per quello che io sono d'accordo nel mettere un esplosivo e far qua esplodere. Ci vuole un'azione mirata, Astor. Parlare di far saltare un'intera città per salvare tutto il mondo mi ha ricordato tantissimo il discorso che mi fece il nano dentro la miniera Barbaruffa, quando appunto mi spiegava che per un bene più grande, per la natura, bisognava a volte anche sacrificare alcuni membri di essa. Però è tutto troppo grande. Quindi metto una mano nella tasca ed estraggo la biglia che il Re Corvo mi donò. La osservo, richiudo la mano e per la prima volta penso al corvo. E cerco in qualche modo di comunicare con lui, in una sorta di preghiera, anche se Han non lo ha mai fatto. Anche se questa cosa non ha alcun responso, non fa accadere niente, comunque Han lo fa e si ammutolisce. Non sacrificherò le vite di migliaia di persone per prendere questo stronzo che va in giro a compiere atti ferati in nome di un dio chiamato l'esterno. E io non ho intenzione di permettere a questo stesso pazzo di fare quello che io ho subito ad altre persone. E hai ragione, però forse dobbiamo ricordarci che il nostro primo dovere è tutelare gli innocenti, perché se salviamo il mondo per uccidendo degli innocenti, alla fine non saremo meglio di chi ha sterminato innocenti per... Ah, io sto tutelando degli innocenti, sto tutelando un intero mondo dalla venuta di un fottuto dio che ha intenzione di soggiogare tutto. E sono d'accordo con te, lo faremo insieme, però... E lì guardo Lisa in modo molto serio, perché è già la seconda volta che prende la parola dando un piano senza però... darmi un ok che è brainstorming, però la vedo molto lanciata da quando ho avuto quel meltdown, no? E io capisco che è per quello, però non dobbiamo mai dimenticarci che alcune regole si possono eludere, ma altre ci donano la libertà. Lisa non ti sta guardando in questo momento. Ah, non mi sta guardando? No, non ti sta guardando. Io guardo lui. Che okay, peggiora la situazione. Non ti permetterò di far saltare un'intera città. Offritimi un altro piano allora. Dobbiamo muoverci con discrezione. Andare al magazzino, alla cartiera di Varla, cercare di capire cosa diavolo stanno progettando. Forse troviamo addirittura qualche altra cassa. Insomma, nell'ultima volta che abbiamo cercato in un magazzino suo abbiamo trovato Han. Magari in un altro magazzino troviamo Rugo. Dobbiamo infiltrarci. E in quel momento riapro gli occhi. Dobbiamo infiltrarci? Non è la cosa che ci viene meglio, però... E rimango coi punti di domanda, di sospensione. Io posso trasformarmi in un animale, posso non dare nell'occhio. Idem. Beh, non posso trasformarmi in un animale, ma... Puoi non dare nell'occhio.
Mancano 2 giorni al solstizio. Io sarò qui che vi aspetto. Prima di quei 2 giorni fatemi sapere un piano, altrimenti io agirò per la mia strada. Senza rancore, ma non posso lasciarmi sfuggire dalle mani questa occasione. D'accordo. Nel caso in cui noi non dovessimo, per qualsiasi motivo, venire da te con un piano alternativo, ti chiedo solo una cortesia. Facci trovare un foglietto, soltanto con dei punti, e noi da questi punti capiremo dove hai messo l'esplosivo. Solo per starci alla larga. Vuoi dei punti? Si gira verso la mappa di Solghielo, prende neanche una penna, proprio impiastra la mano di schifo e la piattella sul centro storico. Bene, questi sono i vostri punti. D'accordo. Possiamo farcela, Boris. Aldred, ascoltami. Ci siamo conosciuti 10 minuti fa. Mi perdonerai se vorrei avere un modo più sicuro di sapere dove ti trovi. Mi permette di capire dove sei tramite la magia? Uno scambio di fiducia. Vedete una specie di tavolo da lavoro. Lo mettete a fuoco adesso perché fino adesso siete stati concentrati su una parete, su un lato. Ora lui si sposta sull'altro. In quel momento vi rendete conto che è appunto un tavolo da lavoro in cui ci sono un sacco di componenti meccaniche, però a scarto, tipo a immondizia. Vedi che inizia lì a ravanare, a fare robe. Tira su quelle che sembrano tipo 2 bussole. Fa semplicemente... Tieni. Ok. Quella indicherà sempre questa. Lo sospettavo. Così tu saprai sempre dove sono io e viceversa. Signori, direi che è ora di darsi una lavata, perché la merda addosso mi si sta cominciando a seccare. E dobbiamo strutturare un piano. Il tempo scorre. Permettetemi di accompagnarvi a... Dove diavolo dovevate andare? Alla locanda del manto cortese. Avete un'indicazione più precisa? Lisa? Da via, indirizzo, eccetera. Ah, un po' lontano, ma sì, vi accompagno. Così potete vedere la strada. In caso potete tornare qui da esatto. Me o venire io da voi. Non credo che attuerò il mio piano senza avvisarvi. Diciamo che il primo che si sbriga avverte gli altri, va bene? Affermativo. Andiamo allora. Prendo un'altra torcia e... si avvia verso la crepa nel muro. Mi avvicino a Lisa. Uh-huh. Lisa, scusami, una cortesia. Io ho la necessità di recuperare almeno l'armatura o le 2 ragazze. Non posso muovermi. Il vostro ordine può fare qualcosa per me? E indico comunque anche Rendar, ovviamente. Lo scopriremo una volta in superficie. Devo capire esattamente in cosa ci siamo andati a ficcare. Ciao. L'Halfling vogliamo portarcelo dietro per ancora per un po', vogliamo lasciarlo qui? Io non farò domande e non voglio sapere, dice mentre sta passando dalla crepa. E portiamoci dietro l'Halfling, va bene. Un weekend col morto. Ci muoviamo seguendo Lisa fino a dove immagino sia il sotto della locanda. Lisa si mette fianco a fianco con Oltrid e sentite che iniziano a parlottare sull'urbanistica. Ah, guarda, a casa li stanno già shippando, vedo la chat già con ship. Non sapete quanto tempo passi, ma a voi sembra un'eternità. Veramente siete stanchi, sporchi, da fare schifo. Volete solo porre fine a questa giornata veramente terribile. Dopo appunto una quantità di tempo non meglio definita, arrivate ad un punto dove si fermano. Oltrid e Lisa si fanno un cenno con la testa di saluto e poi Lisa sale. Quindi aspetto vostre. Sì. Continuo a essere d'accordo con far esplodere tutto. Lo so. Sì. Va bene, allora buon piano. E si gira e va, tornando indietro ovviamente. Direi che è arrivato il momento di riposare un po'. Decisamente. Risalite piano piano, uscite da praticamente le latrine della locanda, stile Harry Potter ma senza la magia. Ma al contrario. Esatto. Sempre passaggi scavati eccetera eccetera e siete lì. Ovviamente non siete entrati nella camera comune, ma siete passati sempre da delle scalette secondarie per andare nelle vostre camere e... Io nei bagni raccolgo una spugna e un catino. L'unica cosa che volevo fare è pulire il vescovo e me, cioè con la spugna pulirlo e almeno renderlo umanamente...
halflingamente accettabile. Semplicemente una volta che entro in stanza mi stacco il braccio perché lo devo assolutamente pulire. Una volta che l'ho pulito, mi sono pulito io e tutto, mi rimetto con vari altri pezzi a ricostruire un'altra delle mie bestioline meccaniche, che questa volta è uno strano canide con le zampe molto corte e il sedere molto grande. No, è il cane puffolente. È il cane puffolente. Io, dopo aver dato da mangiare, ovviamente nutrendo con bacche e quel poco di miele che è rimasto, Bruno e Max. Bruno è molto sazio. Perfetto. Mi tolgo il fiore, Will. Provo a metterlo dentro una sorta di vaso o qualcosa di terra e dargli un po' d'acqua. Uso un po' di incantesimi per ravvivarlo e cercare di ristorarlo il più possibile e alla fine mi corico, vado a dormire. Vado in stanza e nella mia stanza comincio a riflettere prima di dormire. Comincio a riflettere su cambiare alcune cose, perché ciò che è successo in questa giornata non ha particolarmente avuto un impatto positivo su Rendar, tutt'altro anzi, e riflette su una riorganizzazione. Io, dopo essere salito, ho preso il catino con la spugna, tolgo la tunica al vescovo, a Josh, lo appoggio su quello che è un tavolo, una scrivania, quello che è, e come un rituale con la spugna lo pulisco dallo schifo che si è preso, con rispetto, estremo rispetto. Gli metto un asciugamano sulla zona del pube e mentre lo pulisco penso che forse lo voglio fare per convincermi che forse un giorno riuscirò a pulire anche la chiesa, da quello che oggi ho scoperto. Quando ho finito mi pulisco io, uso gli ultimi incantesimi per rimettermi un attimo in sesto, perché ne ho prese tante anch'io, e mi lascio andare. Ormai è notte fonda, sorge il 18° giorno del mese. Avete tempo 2 giorni prima del solstizio d'estate, prima che una grande festa irrompa nella ridente Solielo, prima che Oltrid metta in atto il suo piano e prima che altre trame vengano scoperte, vengano alla luce e trovino nuove vittime da sacrificare sull'altare. Landing. Eccolo. Io mi immagino un prelato arconte della chiesa. Due che tiene, uno vivo, che tiene un vescovo. Che tiene un vescovo morto addosso, in mutande, che scendendo giù da un coso verso delle, un luogo, saranno delle foglie, immagino. Non anticipare nulla. Ah, ok. Beh, scendi giù e mentre scende, cortesia, simpatia, porco. E scende giù così. C'è cioè una scena incredibile. Anche perché un nano in mutande che abbraccia un halfling morto. Insomma, allora, hai altre idee? Potevi metterlo sullo scudo tipo scivolo, tipo slitta. Sembra estremamente proprio puntuale. Che cadavere con braccia molle. Beh, effettivamente potevo lasciarlo nella casa sicura di Rendar, magari. Davano la colpa a Rendar. Cosa? Non so, magari arrivava in legge, lo trovava lì. Fidatevi che ci impiegavo ne un 1 e 2. Vabbè, vi arrivava la gente anche a casa. Ma non fanno questi CSI, non scoprono dalle tracce di sperma. Ma perché sborrato sul lato? Devi avere tracce di sperma? Ma andiamo avanti. Ho il mio posto. Quale sarebbe il tuo posto? Intuizione, no, per il... Dimmi per cosa vuoi fare. Poi per capire se... Tu dimmi cosa vuoi. Intuizione per capire se quando lui ha detto sì. Ho il mio posto, cioè il mio giro di cose di lusso, se in... vuole farci manz oppure se... Vai, tira. Che gioco stai giocando, Andros? Vai su intuizione. Allora, tu mi hai detto che c'era sotto le... Vabbè, basta. Intuizione? Sì. Io non ho fatto niente. Ho fatto 14. Lunghissimo tipo post-credit. Non è successo niente. Vabbè. Che scammata. Va bene. Signori. Siamo vivi. Andrew Sandrius. Bello, mi piace Andrew Sandrius. Allora, signori, io ho... qualche spunto per il video. Il video sarà difficile e intenso, ma va bene così.
Che citofono potentissimo, in effetti un po' lo odio. Solo qualche... ho un'idea abbastanza precisa della direzione che prenderà il video. E... Dai. Come sempre ci saranno più di una chicca in realtà che voi oggi qui non avete sentito, così che ci siano appunto degli inediti sfiziosi e vi venga voglia di recuperare anche il video. Vi ringrazio comunque per la compagnia di oggi pomeriggio e direi che possiamo salutarci, così io mi metto a fare il video e poi non temo che per oggi il trasloco sarà in pausa perché si va a lavoro e oggi è una serata particolare in taverna. Rai da zio, ma sai che maggior ragione, il compleanno. Eventi speciali, madonna, eventi speciali. Ci sta. Allora, facciamo il raidone al buon zio Gabrio, che ovviamente non esce. Ok, ha cambiato anche tutta una roba incredibile. Bene. Ci sta. Ok, signori, tutto pronto, salutatemi il buon zio Gabrio. L'appuntamento sarà, come sempre, con il video di lunedì, che sarà molto ma molto speciale. Con la live seriale di lunedì che spero che settimana prossima non salti, ancora non ve lo posso garantire al 100% perché essendo lunedì il mio giorno libero facciamo il grosso del trasloco, quindi boh, però spero di riuscire a essere sufficientemente sereno e riuscire a portarla e poi tutta la classica programmazione della serata, ma prima di questo, come sempre, domenica mattina il video estrapolato dai ragionamenti leggermente più a freddo della live di oggi. Salutatemi di nuovo lo zio, fate gli auguri da parte mia e ci vediamo alla prossima, signori. Vado a videare. Let's go.